Buon pomeriggio, dottor. Ci siamo fermati nel momento in cui lei ci ha spiegato tutta una serie di passaggi legati alle intercettazioni con Adinolfi, riferibili al colloquio del 22 gennaio 2016. Io vorrei ripartire da quella specifica espressione di cui ho dato lettura, quando lei spiega ad Adinolfi che la gente non sa che c'era di mezzo. Lei mi ha detto, è quello che ho appena detto, però io vorrei capire meglio il senso di quella frase. Perché lei è così tassativo nel dire che c'è qualcosa di molto più grande di mezzo che la gente non sa? Dottore, non lo so, forse è stato. Non so dare una spiegazione a questa cosa. Nel senso, avendo contatti, come ho detto poc'anzi, economici, rapporti così inconciati, uno che va al governo, cioè la gente parla che non sa chi ha fatto le stragi, e è bestia che loro ascoltano, usano i processi come sono andate, ascoltano, non lo so, e possono pensare che sono i tizi, i CAI, le restrizioni, oppure il 41 è nato così. Ascoltando quella conversazione, Osiga De Noifo spiega anche che lui già dal 91 era tutto pronto per dare una setta ancora di più e violare le leggi più della setta. Questo non c'è niente Cioè lei di. sembra. Perché io mi scuso, dottor, io Prego. ripeto. Io ho contatti, ma poi io, mio cugino in particolare, Salvatore, ha contatti economici. Poi lui ha chiesto di scendere in politica, voleva un appoggio, ma non c'è bisogno della popolazione. Se io porto un benessere in una zona, è normale che se poi mi candida la gente mi vota tutto. Se io la quella spiaggia, questo progetto sia tutto mare dolce, lo riporto di nuovo a fare il lago, perché era un lago qui davanti a Castello che serviva per la fortezza degli Arabi come protezione. Se il lungomare invece di esistere solo Mondello che si trova fuori Palermo, io in via Messina Marina, visto che la distanza fra la strada al mare, la spiaggia è abbastanza, molto più di quella di Mondello, io. Questo è il discorso, la gente che vede non ha bisogno di. Noi avevamo i nostri interessi perché mio nonno, parallela della via Messina Marina, mio nonno paterno in questo senso, che tutti i miei zii, anche mio papà, aveva terreni, era un benessere perché diventava. Perché quella zona è 70% edilizia civile, 100% è turistico. Quindi struttura alberghiera come è nato San Paolo, l'hotel che sappiamo che cosa è. Si ricorda che stamattina lei a un certo punto, rispondendo alle mie domande, dice: mi ricordo bene di aver detto in una intercettazione che questa gente merita carcagnate. Sì, perché come si è comportata. Sì, dottore, Sì, mi se lo scusi, uno che ricorda. si. Il Sì. colloquio, e le chiedo se questo è un colloquio che lei ha ascoltato in questi giorni, per quello che mi risulta è quello dell'11 10 aprile, dottore. aprile 2016. No, io ho in mano uno dell'11 aprile 2016 in cui si parla di carcagnate e di altri improperi che lei rivolge ai soggetti di cui parla. Li chiama vigliacchi. Dottore, io colloquio 11 aprile e qui non è giorno, non è riscontro. E le vuole le posso dire quelle che io ho scritto. Io Non lo 10 aprile, riscontro ma è nel quello che senso si che non l'ha parla. ascoltato perché è richiamato nell'ordinanza il colloquio dell'11 aprile 2016. Io ho qui Ah, davanti il sì, verbale. TS 14, sì, TS 14, TS Sì, 14. Sì, Ah, vabbè. questo è il discorso che si blocca. Scusi, la Ah, dico si così. blocca, quindi lei questo non l'ha ascoltato, però No, in ricordava parte. bene il passaggio delle carcagnate. No, mi scusi, in parte l'ho ascoltato, all'inizio ho omessis, Sì. giusto? Sì. E poi dalle 13:28 si blocca. Quindi non è riuscito a riascoltarlo. È in grado di Non spiegare? so,
Allora, se va nell'arco dalle 12, dalle 13 e 2, perché prima è omessa, fino alle 13 e 28 io l'ho ascoltato, né prima né dopo sono riuscito a ascoltarla. Mi spiega meglio, indipendentemente, cerchiamo di andare avanti, poi eventualmente ci torneremo quando questo ascolto sarà effettuato. Mi spiega meglio perché questa gente e di chi lei stava parlando merita carcagnate? Ma io stavo parlando sempre un signor Berlusconi, di lui stavo parlando. Di lui. È chiaro. Di lui, perché anche ultimamente, dopo queste intercettazioni che sono state pubblicate, lui scarica la colpa del 41 al senatore Schifani. Che prima, quando io ho scritto a ministra Lorenzino, però questa è una mia denuncia, ormai che sia andata così, penso che sia andata così perché c'è la rottura, perché se ne vanno, si forma un partito Alfano per i fatti suoi, NC, come se mi ricordo il numero, come si chiama, un nuovo cincio. La Lorenzina che era informata di tutto, la ministra Lorenzina era informata di quello che io ho detto che mi stava succedendo a causa di loro, per no, solamente perché non vogliono restituire i soldi e i guadagni, un 20% di quello che hanno, a di che, no di no, io ripeto, a me non interessa niente, un soldo non mi interessa niente completamente, e poi no, figuriamoci i miei familiari. Familiari, io parlo, i figli, gli eredi di mio papà, e loro si sono staccati, io penso che perché sono tutte quelle che erano a conoscenza di questa lettera che io ho mandato alla ministra. Questa lettera a me è scomparsa, questa lettera, come tante altre cose, come alcuni documenti. Che vuol dire che è scomparsa, mi scusi? L'invio c'è stato, no? Cosa? L'invio c'è stato, lei l'ha inviata, ha una ricevuta di questo invio. Io l'ho ricevuta e avevo anche la lettera che ha la ministra Lorenzini mi risponde dopo un mese e siamo nel mese di agosto. Sì. Io le do tutte le indicazioni. Vuole spiegare se questa parte? Questa, no, a me interessa che lei abbia queste indicazioni, quindi lei è sicuro che bellissima. La lettera è partita. Allora, dottor, ha raccomandato, le sto dando il numero, ha ricevuto il 24 ottobre 2016. Il numero della raccomandata è 11 80 75 68 42 60. Dopo un mese, gentile signora ministra Beatrice Lorenzini, sì. Dopo un mese io ricevo la lettera, non solo io, questa lettera era per conoscenza e per mettere in atto quello che avevano introdotto per i detenuti. Bene, anche l'ho detta alla CED di Opera, quindi c'è una lettera alla CED di Opera, ma qui è tutto registrato, io l'ho ricevuta, è scritto più all'ASL di Milano, perché noi dipendevamo dell'ASL San Paolo, l'ospedale San Paolo di Milano, come detenuti del carcere di Opera, e mi ha risposto quello che stava portando avanti tutto quello che avevo chiesto. Mi anticipo che già era stato introdotto il vitto vegetariano nella tabella vitti dei detenuti, quello che ho detto poc'anzi, di farmi soggiornare più all'aria aperta. Sì. Mi ha detto, per tutto il resto ci stiamo pensando, perché io dico pure nemmeno state andando a votare un referendum, la raccolta delle firme del referendum dei radicali. E lui si fa vedere con il dottor Pannella che firma un referendum, però lui solo, senza fare, erano già 460.000 voti, una cosa è questa. E questo. Io poi vengo trasferito dal 2014, il 6 aprile 2014, da CR di Opera alla Cassa Cinquantenaria, alla CC di Ascoli Piceno, nella CC di Ascoli Piceno. Prima di partire, è stato di domenica, io avevo scritto a due miei legali, ai sensi dell'articolo 35, cioè busta chiusa. Di solito quando una persona deve essere trasferita, dicono si prepara la roba, poi viene accompagnato in magazzino,
registrano quello che è stato, si sta trasportando. Invece loro che fa? Sono entrati direttamente in camera, dice già spaventamento, ci sono un attimo, ci sono, dobbiamo contare a roba quello che mi sto portando. No, no, pensiamo tutto, no, ci sono le lettere chiuse ai sensi dell'articolo 105. Quindi io le chiedo la gentilezza di farmi assistere a tutto quello che sta. Dice no, 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 dobbiamo andare, lei già c'è l'ascolta, sì, ascolta, dice non si preoccupa che noi consegneremo tutto all'ascolta. Il mio giasponente è stato fatto con attraverso i gomme. Quindi è tutto fra di loro. Prima di salire io sul furgone, l'ispettore della scorta, che sempre appartenente allo sgombro, si sente, vede che ci sono le lettere chiuse, fra cui la lettera della ministra, che mi è rimasta solo la busta, o la busta, ministro della salute, ministero della salute, mi è rimasta solo la busta. Dice, non mi hanno detto, mi hanno dato un sacchetto e mi hanno detto che c'è tutto. Arrivata ad Ascoli Piceno, ci sono un attimo, io voglio le lettere. Sì, dobbiamo uscire tutti perché io voglio sapere dove sono le lettere, perché sono ai sensi dell'articolo 35, perché io insisto che loro non possono quello che io ho scritto ai due avvocati. E le lettere non si trovano. Sì, apriamo i pacchi e mancano fotografie del defunto, mio papà, mio cugino Salvo e tutte cose, fotografie della prima comunione, i miei francobolle e addirittura pure i ghiacci, perché noi abbiamo a bussa termica chi piace tutto, che è registrato, perché io adesso mi è stato tutto, io ho avuto anche telecamere sia anche a opera, sia in camera sia in bagno, che più volte è intervenuta la dottoressa Fadda e dite finitela con questo, è stato violando la privacy e tutto, e poi disturbate perché mi tenevano a me con luce accesa notte e giorno, luce blu. E questo è quello che fa inibire la produzione di melatonina e causa di insonnia. Ma tutte queste cose sono andate a finire anche alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e l'avvocato Aloisio ha anche tutta il ricorso e tutta la documentazione, che la Corte Europea chiede documenti e si stanno fornendo tutti i documenti. Ma per me è una cosa che io sto parlando. Arrivo là e mancano tutte queste cose. Si sente, io voglio le cose. Dice scriva alla casa circondariale. Ma se loro mi hanno detto che le hanno consegnate a lei. Se lei non mi consegna queste cose, io farò la querela. Dice, facciamo una cosa all'ispettore. Dice, prima lei scriva, se la casa circondariale non risponde, dice, certo che io verrò a testimoniare a dire la verità di quello che lei sta dicendo, di quello che è successo. Non si è sentito nessuno. Prima che scadevano i giorni per la querela, io mi sono segnato, volevo parlare con la procura, con il procuratore di Ascoli Piceno. Sì. Vieno procuratore della scuola Piceno, gli racconto tutto ciò che mi è successo. Quindi c'è un tutto verbale, c'è un verbale sì. Di sue dichiarazioni che risale al 2013. 2014. Allora, il trasferimento avviene 6 aprile 2014. Perfetto. Io non nei primi di giugno. Non scadevano i 90 giorni, 120 giorni, non mi ricordo quanto sono. Io mi sono. Posso andare a guardare la cosa perché io me le segno quella cosa. Ho fatto presente tutta la querela. Quindi non sostanzialmente ha nessuno... presentato una denuncia querela ad Ascoli Piceno. Sì, ma l'avvocato Aloisio ha tutto perché ha fatto 320 geni, non mi ricordo come si chiama, CPP. Perché non rispondono, che sono trascorsi già 6 anni, ma non su solo questo, anche sui documenti che mi hanno strappato, i documenti che mi mancano, perché alcune verbali che io vi leggo, mi manca un foglio, due foglie. Io le dico una cosa, qui noi abbiamo sentito signora Anacondia, io ho un verbale, la signora Anacondia, avevo anzi meglio, un verbale del signor Anacondia. Sì. È un ritaglio del giornale che era l'allegato del Corriere della 7, il 7/07/07/2011, quale il signor Condia, io ho letto il verbale, ho letto l'articolo, lo ritaglio, li metto assieme. Il signor Condia chiede che le strage del 93, riferisce che le strage del 93 non sono state commesse di Cosa Nostra di Totorrino. Cosa Nostra di Totorrino. Io questa storia che mi manca anche questo verbale con questo articolo di giornale,
l'ho riferito all'avvocato Aloisio. L'avvocato Aloisio diceva: adesso io mi parto, vado a Milano, o vado a cercare, o vado a prendere e vediamo di risalire a questo verbale. Perché mi mancano a me alcuni verbali che loro, perché purtroppo sa che c'è di sotto. Ma come mai la busta di questa corrispondenza invece le è rimasta in mano? Quale busta? Lei ha detto che non lo busta. So, non in mano. No, in mano, ce l'ho in cartella, mi manca solo la lettera e lo scritto. Quindi, però, quindi lei ad Ascoli Piceno trovò soltanto la busta e non la missiva? Sì, e mancano le lettere sempre dell'avvocato e tutto quello che io ho riferito nel... Senta, Graviano, nel, ho capito, questa questione l'ho... Scusi, sto completando. Sì. Io, siccome adesso qui non mi vogliono somministrare un vitto vegetariano, io ho fatto a decine di ricorsi e chiedo sempre ai magistrati di sorveglianza di acquisire questa lettera che c'è scritto, che è stato scritto da Ministro, se giovane la tabella dei vitti, vorrei capirci perché a me non deve essere somministrato, perché non mi viene più somministrato questo vitto e io sono costretto a un'alimentazione un po' fatte sue. Mi scusi, sto commentando. E le sto dicendo che questa lettera non l'avevo solo io. Lei la copia la può rintracciare facilmente come a casa circondariale di opera, perché lei è registrato. Io quando ricevo una lettera firmo. La mia è scomparsa assieme ad altri documenti. E le procure non si sbuovono per questa situazione. Quindi a me c'è qualcosa, come convinci noi su questa storia. Ha completato su questo? Sì. Senta, stamattina lei ad un certo punto fa riferimento ad alcuni soggetti che avrebbero fatto delle cattiverie nei vostri confronti, soggetti con cui voi avevate rapporti. Avevamo rapporti? No, ma io mi riferisco alle cattiverie in generale che hanno fatto i magistrati. Se vuole adesso le posso leggere quello che è successo, a cominciare dal processo di mio papà, dalla storia di mio papà. Che le persone lei, che vengono lei quando nominare... parlava di cattiveria si riferiva soltanto, diciamo, a vicende giudiziarie? Sì, vicende giudiziarie, sì, che poi racconto la storia di mio fratello che doveva fare 4 mesi, quello che mi hanno promesso loro l'hanno mantenuto ed è lampante, si spiega facilmente perché chi ha fatto in nome a queste 11-10 persone dalla prima strage che mi viene accusata nel 94 di Roma. E questi riferiscono che io sono stato accompagnato da Scarano e poi risulta che non è così. Risulta che io non è vero che sono stato io come esecutore a mettere le bombe. Addirittura questi raccontano che una Fiat Uno, io e mio fratello abbiamo caricato l'esplosivo per una bomba. Per una bomba a Roma, sempre quella notte, una per Milano. Come loro sanno tutto, una laccia per l'altra bomba per Fiat Uno. Se lei legge quella ordinanza c'è scritto tutto, che io. E per questo non sa il lavoro che ha fatto l'avvocato Aloisio quando voi siete andati a Roma per procurare questa. Ma ce l'ha già detto, possiamo dare per scontato che ha fatto un lavoro importante. Ma non solo lui, anche gli altri. Sì, tutto il collegio difensivo. Diciamo che questo è un dato, diciamo, che nel processo è entrato abbondantemente. Senta, Graviano, ci sono poi due colloqui successivi a questo dell'11 aprile 2016, e parlo dei colloqui del 12 e 13 aprile 2016, in cui lei fa riferimento ad una serie di situazioni sempre collegate all'imprenditoria milanese e parla di uffici di Publitalia e di altri uffici che io vorrei comprendere meglio di quale tipo di realtà, ecco, siano. Qua si parla che le ascoltate queste persone, dovrebbero essere quattro progressivi. Questi del 12 e 13 aprile, perché sono dei colloqui tanto di mattina che di pomeriggio. Lei parla uffici di Publitalia e di altri uffici. Allora, io qui sono 12.02,
Quello solo di quello delle 12:58, che si parla all'inizio arance, mandarine. Mi scusi, 12:02 è un'altra cosa. Io sto parlando di 12:13:04. 12:04 sono oggetto di perizia affidata oggi. Benissimo, che si inizia con l'aceto. 12:04. Li ha trovati? Sì, 12:04. Mi pare che al minuto 6 di mattina. Scusa, di mattina? Sì. E io il pomeriggio ancora non lo trovo. Va bene, di mattina io c'ho il test watch. Sì, io intendo pomeriggio 12:42, il secondo. Sì, sì, lo so, ma questo è l'orario che andavamo a fare. Sempre il giorno 12. Dovrebbero essere a sua disposizione le trascrizioni già dal momento in cui è stata eseguita l'ordinanza cautelare, perché sono richiamate queste conversazioni in quel provvedimento. Dottor, ma io i dischetti... Ah, un attimo, che giro anche qua, così la do la risposta secondo. Dischette io del 12 pomeriggio non ne ho. Ce l'ho solo mattina e no. Poi c'ho il 13:04 2016 che è di pomeriggio. Il 12 pomeriggio io non ne ho. Posso, il dischetto io ce l'ho in camera. Fino adesso non l'ho trovato. Allora, perché posso, fa riferimento a Publitalia? Allora, questo sai che si parla di persone che avevano le cose di ristorazione e fornivano sia tutto, sia Publitalia, sia altre grandi aziende, però avevano difficoltà economiche e uno aveva dato dei soldi, volevano 50 milioni al mese di interesse. Le vergogne che lei sente, che siamo tutte, cioè sia... Io racconto anche la storia di mio papà, come mi ha insegnato, non so se vuole gliela dico, che sempre se le serve, no? Sempre se le serve rispondere alla mia domanda. No, per spiegare questa situazione, si criticava come veniva trattato e poi io ho detto che mi facevano molta tenerezza e li ho aiutati io così, grazie, e nemmeno ho avuto più i soldi, e ho detto che era una persona abbastanza brava. Non c'entra niente con niente, si figura che mi hanno dato anche la stanza da letto, persone che la pensano all'antica, la stanza da letto per me e mia moglie, io ho detto che io non permetto questa cosa non c'è niente di particolare, Publitalia entra come tanti, tanti altri uffici che loro fornivano come ristorazione. Lei parla qui di un luogo dove arrivavano tutti i picci, anche in nero. I picciolo? I soldi, non mi ricordo. Scusi, qui qual è questa? Qual è del 12 o del 16? Guardi, ce l'ho qui davanti, sempre il 12. Entravano i soldi con le pale. Io alle 12:58. Ma forse io parlavo alla costruzione che facevamo 8:47, noi. 8:47 questo verbale. Non ce l'ho, dottor. Io non ce l'ho. Se lei mi guardi, dice sto facendo un richiamo di un passaggio che è tratto a pagina 942 dell'ordinanza di custodia cautelare. È 12:04 di mattina? No, 12:04 tecnicamente di pomeriggio. 8:47. Che data è? 12:02? 12:04. 12:04. Va bene. Allora, dottor, vediamo se è questo. Articolo 300 si parla? Come? All'inizio. Articolo 300, Corte Europea del Diritto dell'Uomo, si parla all'inizio? No, no, qui si inizia a parlare di Publitalia e di soldi che entravano con le pale. Di uno che aveva una società a Palermo con un costruttore. Allora i soldi, sai come entravano, Umberto? Tutti spicci, tutti spicci. Entrano chi cuoffi. Si parla di soldi e di Publitalia. Io non l'ho ascoltato sul dischetto, nemmeno mi ricordo questa conversazione. Non l'ha ascoltato. Anche su questo, Presidente, sì. Ci riserviamo eventualmente di tornare. Sempre in questi colloqui del 12 e 13 aprile 2016, lei sente l'esigenza di comunicare ad Adinolfi le informazioni che sono in suo possesso in relazione al cosiddetto protocollo farfalla. Sì. Questo me la ricordo perché è una cosa che mi ricordo. Ma questo l'ho ascoltato, questo del protocollo farfalla. Ma io però mi ritrovo questa qua. È lo stesso giorno? 12 e 13 aprile.
Dovrebbe essere forse il 13. Sì, pomeriggio il 13. C'è bisogno. 13, 13. Benissimo. Le allora, dico anche l'orario. Siamo a trascrizione no, integrale, minuto 22:27. Di pomeriggio. Sì. Allora, si inizia che il signor De Noff si lamenta che lì è uno scantenato, quello. Poi si parla di Gullotto, quello che è stato assolto per l'omicidio, quello che ha fatto 28 anni lei di carcere. Lei lo chiama progetto farfalla, per essere chiari. Sì, progetto farfalla, ci sta arrivando. Poi si parla di mio fratello Benedetto, che ha fatto tutta la detenzione da innocente. Cattiveria, non me lo vedo qui com'è. Poi si parla benissimo, progetto farfalla. Sì. Progetto farfalla, penso che lo conoscete. Che cos'è questo progetto farfalla? Perché lei sente l'esigenza di parlarne ad Adinolfi? No, si parla di un certo Rinella, che si parla dell'autostrada Palermo-Catania, che io stavo spiegando dove si trova forse l'Euromare, e io ho detto dopo Termini Merese, questo è il progetto cosa? Mi sono spiegato? No. Si parla, sì, oh, questo è, si parla del castello di San Nicola, l'arena. Non ho capito questo, se questo è il progetto farfalla o questo si parlava di questo, sì, per poi arrivare al progetto tutto, farfalla. Perché si va a progetto, lei mi ha chiesto perché si va a progetto farfalla. Sì. Si parla che la televisione aveva fatto del no, c'era un progetto farfalla, le dico che cos'è. Che lo sa, penso che lo saprà lei. Venivano fatti dei colloqui investigativi dentro le carceri, ma questo si sente benissimo, questa ma parte. Da chi venivano fatti questi colloqui? Un colonnello More. Mi scusi, dottor, se lei mi fa io le spiego quello che ricordo e quello come quello che sa, certo. A me interessa capire che cosa lei intende per progetto farfalla, quindi quando ne parlava di che cosa stava parlando. Benissimo. C'era un progetto che eravamo tutti all'oscuro, io ero all'oscuro, perché sì, da me venivano gli investigatori, venivano anche i poliziotti a farmi sempre le solite proposte, le solite... io dicevo lasciatemi in pace, a me non interessano queste cose, perché voi se volete avete tutto, fate emergere la verità e poi... E allora un giorno viene a fare una visita Soneffano, la signora dottoressa Soneffano. Mi ha detto delle parole un po' che io nemmeno ho risposto, non tanto è bella, ha risposto il signor Carmine Campanella, che gliene ha detto quattro. E che cos'era questa, questa dottoressa si è andata a fare visita, e da qui noi veniamo a conoscenza del progetto Farfalla. Era andata a fare visita al signor Bernardo Provenzano. Sì. Il signor Presidente Provenzano stava parlando, ma sono tutte cose, notizie che lei prende nei mezzi di informazione. Provenzano stava parlando, stava raccontando delle cose, dice invece è stato picchiato da gomme, ma la sapete perché è stato invitato in diverse trasmissioni. Ma stava parlando quindi con chi andava a sentirlo nell'ambito di questo progetto farfalla? Aveva intenzione di raccontare delle cose, dice che l'hanno picchiato, questo lo dice, io non so se è verità, questo lo dice a dottoressa Soneffane in una trasmissione televisiva. Allora a me la parte che interessa a me che cosa è? Dopo il 41 io sono a Spoleto, siamo noi 2006, dopo il 41 a Fifetto Cannella, a Cristofalo Cannella, io scrivo a Fifetto Cannella, a Giusto a Spoleto, perché poi lo incontro a opera. Allora, tra il 2006 e il 2007 avviene questa situazione, mentre era a Spoleto. Tolgono il 41 e l'hanno trasferita a Rebib. Siccome era accusata anche l'estrazione, ho scritto, perfetto, fammi questa sia, mandami questa sentenza. Scusa, non soffrisco per io, non capisco perché io solo devo rimanere sempre in questi problemi, perché prima il 41 non venivano discussi tutti a Roma, perché ancora la legge del 94 del 2009 non era andata in vigore. E mi si disse no, non ci fare caso, anzi non mi scrivere più. Ma io sono rimasto un po' così, disse ma perché non devo scrivere, anzi hanno detto il 41, ma quando ci scrivevamo. Poi apprendo, sono a Ascoli Piceno,
che c'era un progetto farfalla e dei palermitani facevano poi Enzo Buccafuschi, sì, Fifetto Cannella, Cristoforo e come si chiama? Uno di Tabì, mi sfugge il nome, Salvatore Renella, è un altro di Bagheria. Che poi a questi hanno redato il 41 e li hanno portati, perché dopo l'intervento della dottoressa Sona Effiana, che questi colloqui di nascosto non si fanno, ma si fanno tramite magistrate, è andato tutto è andato tutto, non ci è riuscito il piano. E so però tramite i mezzi di informazione che le facevano i colonnello More e queste cose, però questo non è, io lo so tramite, perché a me nessuno di chi le fa i nomi? Chi le fa i nomi dei soggetti che fanno parte del progetto Farfalla o protocollo Farfalla? Telegiornale, e io sono ad Ascoli Piceno, quindi dopo il 6 aprile 2014. Quindi lei sta dicendo che nessuno le propose di entrare a far parte di questo progetto, che lei rifiutò di entrare? A me nessuno mi ha mai parlato del suo progetto, perché le mandava a quel paese, scusi la frase. Quindi neanche nel corso dei colloqui che lei ha avuto è venuto mai fuori a me questo dei tipo di riferimento? A me dei colloqui mi è stato detto dice Cafara resterà attenzio, farà casa, io non so niente, ma dovete lasciare in pace, io dico a tutti sempre dovete lasciare in pace, io se ho qualcosa da dire la dico a processo, io quando il dottor Nicolosi dice io adesso leggo, io Spatuzza non ho niente da fare, io Spatuzza l'aspetto in un confronto a processo, e così è stato il confronto 8 marzo 2011 che gli ho fatto dire tutto ciò di vero, addirittura ha detto che non mi accusa delle saggi, lui non l'ha mai accusato delle saggi nel 2011, io ero stato a testimonianza, ve l'ho letto a testimoniare nel processo dell'utero, ve l'ho detto io nell'udienza scorsa questa sera, ma mi faccia finire il progetto Farfalla quello che succede, certo. E io dico qui a Dinolfi, se è questa, sì, se è buono che fa fatto, speriamo che abbia detto la verità, così io me ne esco, visto che siamo coimputati, così io me ne esco tutto il suo macello che mi hanno addosso. Chi doveva dire questa la verità? Cannella Cristoforo. Oh. E questa è l'intercettazione? Sì, sì, è questo, è questo. Ah, si questo, fa riferimento a un certo punto a tale Fifetto. Quindi ritengo che sì, sia lui. Cristoforo Cannella, ma scusa, lei li va a sconciare queste cose, perché hanno tolto il 41. Li hanno portati a Re Bibbia. Dopo che la dottoressa Sona Effiana ha fatto fallire il progetto dicendo che il signor Provenzano stava collaborando ed è stato picchiato dalla guardia. Questo è quello che dicono loro e io lo ho espresso già mezza trasmissione. E io ho cominciato con dire, siccome io poi nel 2009 a Fifetto Cannella lo sento, lui mi manda i saluti già mezza, ma di nuovo 41 gli hanno dato. Poi ha aspettato questa notizia in televisione, speriamo che abbia detto la verità, così io me ne esco delle saggi, visto che a lui lo mettono insieme a me in queste delle saggi di tutte le cose dove sembra Graviano, lei è in grado di dirmi se, per quello che lei ha appreso, mi pare che ci siano state delle situazioni in cui alcune informazioni sono arrivate anche a lei, ci ha spiegato attraverso chi. Lei per caso ha saputo se chi aderiva al progetto Farfalla veniva spostato all'interno di carceri particolari? Sì, sì, a Re Bibbia l'hanno portato, sì, l'anticipo, a Re Bibbia, sono stato già spedito tutto a Re Bibbia, poi quando gli hanno dato il 41 li hanno portati tutti a Opera, però io a Opera in area riservata e non potevo, non incontravo nessuno, ero solamente con e una da chi persona. Apprende, prima... da chi apprende questa circostanza che vengono spostati prima tutti a Re Bibbia e poi a Opera? Sia dai mezzi di informazione, sia che quando Fifetto Cannella mi scrive, mi dice che ha Re Bibbia. Poi io me le rigioco tutte a Opera, perché la persona che mi faceva da saluti, diciamo, dice ti saluta Tizio, tu ti saluta Caio. Sì, ma scusi, non avevano detto a tutto 41 di nuovo, l'hanno ridato su, l'hanno rinnovato, l'hanno applicato il 41. Sì, ma anche quella persona che faceva da tramite era anche all'oscuro di questa situazione. Poi io nel 2014, e questo è sufficiente andare a controllare i telegiornali, hanno dato questa notizia del progetto Farfalla, anche se ne aveva parlato dei nomi che le ho detto io, dei quattro palermitani, che uno è di Bagheria, c'è cioè Palermo,
Scusi, e invece del progetto Farfalla già ne aveva parlato a dottoressa Sonia Iffane, che in riferimento solamente al signor Provenzano. Questa è la situazione. E anzi, ha detto, speriamo che Fefetta abbia detto la verità, così vediamo a cominciare se ci vogliono sempre. Visto che ho sentito il nome che c'è da Colonnello More, dacce che. Sì, venivano spostate, sì. Quindi questa circostanza lei ha avuto modo di scontrarla anche personalmente, perché lei a Opera c'è stato. Sì, ma io non è che sono stato spostato dopo un progetto Farfalla. Sì, sì, ho capito. Io a Opera ci sono stato in un altro reparto, in un'altra sezione. Perché purtroppo, come ogni volta, Opera purtroppo l'ho aperta anch'io e l'area riservata l'ho aperto io ed ero solo completamente. Poi hanno arrestato Lo Piccolo nel 2007 e Sandro Lo Piccolo, il signor Sandro Lo Piccolo e Andrea Adamo li hanno portati sopra al primo piano, a 41, che li trattavano malissimo, non davano spese, non davano acqua. Io ci siamo, non vi preoccupate che adesso si sblocca, non vi preoccupate perché vi stanno tenendo, perché i collaboratori di giustizia che avete, la maggior parte di quello che io mi aspetto, è perché se vogliono fare un 41 perché vengono trattate malissimo, malissimo. C'è chi riesce a reagire? C'è chi che riesce, uno di questi sono io che difendo compagni a costo di qualsiasi cosa, poi so le conseguenze che pagherò, ma non, a me non interessa, perché loro devono applicare le leggi, e li tenevano senza più di un mese durata il sesso. Io dicevo, non vi preoccupate che dove passa cosa. E uno, poi a suo padre, io ero all'area riservata rossa, invece al padre, il signor Lo Piccolo Salvatore, era nell'area riservata blu. E poi nell'area riservata con me hanno messo un signore di Marcianise, il signor come compagnia, perché non potevamo, non possiamo stare da soli, non dobbiamo stare da sole, ma ci vuole una compagnia che si chiama Piccolo Gaetano. Poi Piccolo Gaetano riesce a farsi togliere l'area riservata, forse anche un 41, e con me mettono al signor Schiavone. Come si chiama? Francesco Schiavone, quello di Casalese, diciamo. Casal del Principe. Senta. Ecco, questo è il progetto Farfalla, ma è chiaro nell'intercettazione che commentiamo questa secondo me è tutto chiaro nelle intercettazioni, però ci sono tutta una serie di passaggi che lei probabilmente nel discorso che fa con Anidolfi a volte non conclude o non precisa fino in fondo, ecco perché io mi soffermo. Come mi interessa capire meglio per quale motivo lei il 27 luglio del 2016, parlando con Adinolfi, sente la necessità di raccontare ad Adinolfi quello che aveva fatto il senatore Miglio in relazione a Cosa Nostra. Non in relazione a Cosa Nostra, in relazione a quello che io avevo letto, dice che c'è stata una riunione alla quale ho partecipato anch'io, che non esiste, che c'era un senatore Miglio, se non erro, persone di destra, fascisti, che proprio siamo all'opposto noi, cioè all'opposto no, perché non sono io Democrazia Cristiana, perché a casa mia si votava Democrazia Cristiana. Poi quando non ho avuto più la possibilità mi sono astenuto a tutto, e quando mio cugino ha fatto la brutta figura che ha contribuito alla campagna elettorale della giunta Orlando nel 1989, se siete accorti che non c'è da avere a che fare con questa gente, noi politici devono stare distanti da noi, questa è la discussione. Lei l'ha riascoltata questa del 27 luglio 2016? 27 luglio? Sì. Io la sto cercando. Sì, qui ce l'ho, alle 8:50. L'ha riascoltata? L'ho sentito. Allora io le dico, si parla Borsellino bis di Vittorio, non era a Palermo, 19:20 fascisti, by side. No, quella che io è delle 9:49 però, Sì, vabbè, però scusi, perché poi prosegue alle 12:36. Allora, il passeggio
il passeggio andava dalle 8.50 alle 9.50. Sì, io però sono due progressivi significa... distinti. Cosa? Sono due progressivi distinti. Quello che mi interessa è quello della... delle 9.49. Dottor, mi scusi, io così ci... il passeggio dura un'ora. Quindi io questa del 27.06 ho scritto 8.50, 9.50. Mi sono spiegato? Sì. 9.50. E 8.50 si inizia articolo 105, che sarà 105.6 a legge torreggiante. Poi si parla di Borsellino bis. Sì. Bis. Sì, sì, è quella che ho mandato io. Sì. Benissimo. Si parla che io non ero a Palermo. Non è, questo si parla si, anche nel colloquio telefonico e nel colloquio che ho avuto con mia moglie, che io adesso ringraziando l'avvocato Aloisio mi è arrivata pure la settimana scorsa una chat raccomandata e ne possiamo parlare, io l'ho letta la trascrizione. Poi si parla alle 9.20 di fascisti, poi si parla di Byside, poi si parla Mussolini, non ho capito che cos'è, non mi ricordo, ma se lei me lo sollecita sì. E poi alle 9.08 si parla della Lega separazione, si critica la corruzione, poi si critica la corruzione, che il signor De Neuf fa una critica nei confronti di politici italiani e la corruzione che ci abbiamo, critica quello di Pettellino, già li criticava prima, e quelli che bollano Pettellino, i furbetti dei cartellini, cosiddetti furbetti dei cartellini, dice che è una vergogna, hanno un post e se ne vanno pure a fare questi stupidi, mi racconta delle cose. E si parla anche di un senatore Miglio, che io anche che io già avevo appreso di questa riunione nel 95-96, perché mi era stato contestato in un altro processo che non ricordo qual era, che c'era stata questa riunione con signorina, io, i fascisti, mi ricordo chi sono per adesso, poi Licio Gelli se non erro, poi Miglio se non erro, questa cosa che ne hanno parlato anche i mezzi di informazione già no, sì, lasciamo sì, per, mi dica lasciamo cosa da parte mi dica cosa vuole sapere di questo, ecco, cosa vuole sapere di questo, lasciamo da parte i mezzi di informazione e rimaniamo su quello che lei comunica da Dinolfi parlando di questi argomenti. Lei dice appunto che quello che ti racconto è storia, lei dice, quindi intanto da come lei parla nel corso del colloquio con Adinolfi sembra che lei stia raccontando fatti veri. E poi dice Miglio è sceso in Sicilia, io ho una dichiarazione autentica. Perché quello che l'ho detto poc'anzi, la dichiarazione che dice che è sceso in Sicilia, ma io non ero in quella riunione che loro dicono. Io non ricavo qui i passaggi che riguardano la riunione di cui parla lei, ricavo invece che a un certo punto lei, con una serie di riferimenti che sembrano riferibili ad accadimenti reali, dice se sapeva con chi si è incontrato, perché si è incontrato pure con Nitto. Dottor, io al signor Nitto Santapolo l'ho conosciuto in carcere. Io se questo se e sarà qualche altro Nitto allora a questo punto. No, perché il Nitto sarà lui. Perché Santapaola l'ha detto lei, io ho detto soltanto Nitto. Sì, lo sto dicendo io, perché io come Nitto conosco solo il signor Santapaola. Ed è sicuramente una cosa che io avevo appreso, che mi era stata contestata, e l'ho riferita al signor De Neuf. Che storia, nel senso che questi hanno scritto queste cose, ma io non ho partecipato in queste, poi non so se c'è stato. Però sinceramente Graviano, mi creda, quando in un discorso, e penso che questo valga anche per lei e per Adinolfi, quando in un discorso si fa riferimento a situazioni apprese o lette sui giornali o sentite in televisione, cioè, io ritengo che non si parli come parlava lei, cioè lei intanto premette che quello che lei dice è storia e poi dice attenzione, se avesse saputo che Nitto Santapaola era quel Nitto Santapaola probabilmente non l'avrebbe incontrato, perché qui o abbiamo sentito male oppure questo si dice, allora, se sapeva con chi si è incontrato perché si incontrò pure con Nitto
con NIT. Allora, io questa storia di NIT non l'ho sentita, l'ho scritto, però io non metto in dubbio quello che sta dicendo lei. Però le sto dicendo che si parla di mezzi di informazione, tanti riferimenti si fanno in storia, perché rimarranno in storia se c'è stata una riunione di questa, mi sono spiegato. Ma io non ho partecipato a questa riunione, no, per me è fatto. Ed è questo, perché... l'ho capito, ma lei è in grado di dirmi se questa riunione tra Miglio e Santa Paola ci fu o no? Non lo so, non lo so. Io parlo di mezzi di informazione. Io con il signor Santa Paola abbiamo fatto un processo Scopallite assieme, eravamo ogni giorno la mattina a sé. E non mi ha parlato mai di... Ma non solo là, anche prima a Palermo siamo stati insieme. E lui non mi ha parlato mai né di questa riunione né di questi rapporti con questa gente. Io l'ho avuto contestato nel 95, una cosa, non mi ricordo in quale processo. Che poi non ha avuto nessun esito, perché è una chiacchiera da parte mia. Dal sunto di questa conversazione si parla anche di quello che doveva essere il progetto di cui Miglio avrebbe parlato negli incontri avuti in Sicilia, che coincide con il progetto che ruotava intorno a Sicilia Libera, Calabria Libera, Lucania Libera. Dottor, io l'ho detto quello che sai, io non ho partecipato a questa riunione, io non ho partecipato al suo progetto Libera, e ve lo raccontano anche i fatti, che io non mi trovavo a Palermo in quel periodo. Io non ho motivo di andare a associare a Libera, a questo monumento Libera, perché le mie idee erano altre. Quali erano? Le mie idee? Ma scusa, se mio cugino già nel 92 gli dice a quello di scendere, cioè di fare quello che fare, che prendeva i voti, scusa, ma questo non, anche... non dica quello, perché mi creda, poi chi legge le trascrizioni, cioè quando lei fa riferimento a dei soggetti, se vuole fare questi riferimenti cerchi di essere più preciso, perché nomi ne abbiamo fatti tanti, quindi poi uno legge a distanza di tempo e non sappiamo quello chi è. Va bene, si ricorda che abbiamo parlato stamattina che il mio cugino gli ha detto fai quello che deve fare, che poi la gente ti porta da solo. Sì. Scusa, è assurdo, cioè è una contraddizione che si fa unire a un partito o a quello interessa, signor Berlusconi interessa l'Unione d'Italia, governare tutta l'Italia, non solo... Quindi quello del suo discorso appena fatto è sempre Berlusconi? Sì. Però scusa, però precisiamo le cose. Se il mio cugino riferisce, dice non c'è necessità che io ti faccia campagna elettorale, basta portare avanti il suo progetto bellissimo di un lungomare, è inutile che parliamo sempre di mare dolce e tutte queste cose, sì, perché che è solo stamattina. Questo, ma scusa, al momento che appoggio un altro partito politico che figura fa? Benissimo, quindi quando lei dice cioè, io ero un'idea... Mi scusi, scusa, Graviano, se riassumo per trasformare il riassunto in una domanda. Quindi dice lei, se io sono di un'idea diversa, sono dell'idea, voglio dire, di sostenere il rapporto che noi avevamo con Berlusconi e quel progetto che doveva portare anche ricchezza in Sicilia. Quindi non avevo motivo, lei dice, di sostenere il Movimento Sicilia Libera e movimenti collegati, è così? Benissimo, ma io non ho che sostengo un progetto con Berlusconi, a me è una convenienza per un progetto con Berlusconi, ma poi scusa, ci sono i contatti economici e tu che ma scusi, che figura si fa? Ha fatto bene a chiarirlo, ma lo avevo dato per scontato, proprio perché lei già stamattina ci ha detto che avevate rapporti legati anche a investimenti immobiliari importanti, quindi in realtà una parte di questi investimenti voi li volevate riportare in Sicilia, e quando si comincia a parlare di politica si dice guarda, se fai questi investimenti è inutile che chiedi voti, perché i voti ti arrivano lo stesso. Benissimo. È così? Sì. Sì.
E infatti il Movimento Sicilia Libera, io non so adesso se a lei questo risulta, in realtà non vede Graviano come attivista. Chi porta avanti il progetto Sicilia Libera, per quello che noi ricaviamo dalle dichiarazioni di Tullio Cannella, è proprio lui. E infatti quel progetto, quando Forza Italia diventa qualcosa di concreto, viene immediatamente abbandonato, ma questo lo spiega anche lei in queste intercettazioni. Sì, forse, però io non so niente sul progetto che Berlusconi Libera, io le ho detto quello che so, è solo questo, che lui ha detto a mio cugino, poi io le ho detto, non è assurdo andare a fare, io, lui ha detto a mio cugino il discorso che nel 92 doveva scendere. Ma mi perdoni Graviano, ma quando ho detto io che il progetto Sicilia Libera era di Berlusconi, mi scusi? Adesso me l'ha detto. No, io sto parlando del progetto Sicilia Libera e le sto facendo una serie di domande in relazione al viaggio di Miglio e ai movimenti separatisti. Poi mi pare che si stia parlando autonomamente di quello che era l'idea di Berlusconi e dei vostri rapporti legati agli investimenti immobiliari. Ci sono dei passaggi nelle sue intercettazioni che abbiamo analizzato oggi che dicono semplicemente che i voti che dovevano essere destinati a Sicilia Libera poi passarono a Forza Italia. Sì, ma passarono a Forza Italia perché io l'ho preso tramite i processi, che l'ha detto anche Tullio Cannella, queste persone hanno detto che poi non hanno abbandonato Sicilia Libera per passare tutta a Forza Italia, ma io tutto ciò lo prendo in grazia. E quindi, per riassumere quello che lei ha detto, è che sostanzialmente lei a Sicilia Libera non ci ha creduto mai, anche perché avevate già rapporti con l'imprenditore milanese con cui avevate fatto investimenti immobiliari, che poi diventò anche un soggetto politico. Sì, ma non abbiamo nessun rapporto politico, perché quando lui... E lo ha precisato. Mi scusi, dottor, però le cose le dobbiamo chiarire, perché non vorrei che rimane... No, le chiarisca, prego. Le chiarisca. Quando propone a mio cugino di scendere nel 92 e vote, mio cugino risponde che non necessita che nessuno gli va a fare la campagna elettorale. Viene a portare avanti questi progetti che già erano approvati, queste tante cose, la strada, io mi ricordo che si parla a livello di centinaia e centinaia di miliardi di lire, questa strada, sì, e portava una ricchezza tantissima. Vai a fare quelle cose e stai tranquillo che la gente ti voterà tranquillamente. Ti voterà tranquillamente. Perfetto, ho fatto benissimo a chiarirlo, ma è stato chiaro. Per tutta dottor. L'udienza, nel senso che lei dice i nostri rapporti erano solo legati agli investimenti immobiliari. Scusa un attimo, dottor. È così, se è mio corretto. Cugino andasse, se mio cugino avesse appoggiato un altro partito, che figuraccia faceva? Scusa, certo. Non solo, gli dà anche l'opportunità di subire i cattiveri che l'abbiamo subito lo stesso, no, riguardando la situazione. Che cosa non abbiamo capito, Graviano? Lasci perdere la sua persona. Ma per quello che a lei risulta, il rapporto tra suo cugino Salvatore e Berlusconi era un rapporto che si era esteso anche a discorsi che riguardavano la politica e il nascente partito Forza Italia, o no? Lui, allora, il signor Berlusconi ha detto questa storia a mio cugino già nel 92, ma mio cugino ha risposto, che io l'ho ripetuto più volte, che no, non c'era motivo di appoggiarlo, fare campagna elettorale, era sufficiente che lui porta benessere giù, che la popolazione lo vota tranquillamente. Bene. Perché se fossero aperti questi cantieri, si dovevano fare la richiesta anche fuori dalla Sicilia per avere manodopera. Ho capito. Mi chiarisca ancora un passaggio. Quindi la progettualità in relazione a questi investimenti a Palermo era stata portata avanti, perché lei ha detto che i progetti erano stati realizzati. Allora, ci dovrebbe essere nel comune di Palermo, non so dove si trova. Sempre, io parlo già che nell'89 lo doveva fare a Giunta Orlando, si era impegnata ad iniziare a ristrutturare Brancaccio, questi monumenti, e cominciare a bonificare. C'è questo fiume Oreto che è inquinato, perché scaricano tutto il fiume Oreto, e il fiume Oreto scarica in questo mare. Quindi per questo l'acqua è sporca, sempre.
E con loro mettere un freno a tutte queste fabbriche che scaricavano, che non c'è motivo, con i depuratori e cose. E poi un depuratore è stato fatto. Un depuratore è stato. Quindi, per quello che a lei risulta, i progetti ci furono, però poi non fu realizzato nulla. Forse solo un depuratore all'acqua dei Corsoli. Quali erano le ditte siciliane che dovevano realizzare questi lavori? Io detto di siciliano non lo so, io le sto parlando che ancora questo non c'è. C'era un progetto che la giunta Orlando doveva fare rinascere questa zona, ma questa zona che poi si estende a tutta la città di Palermo, perché parte da Villa Abate alla stazione centrale, e poi non c'erano né ditte né niente. Però io successivamente ho visto che a Foro Italico hanno tolto tutte le giostre e hanno fatto quei bei piazzali, qualche cosa è stata realizzata, ma io non sono a conoscenza. Ma mi scusi, ma chi presentò i progetti materialmente? Non lo so, non ma lo so. Basta andare a Comune di Palermo che si vede, c'è tutto. Lei è sicuro che fosse l'89? Allora, assessore, io le posso dire gli assessori chi è, Elio Bonfante dell'Annone. Poi così non mi ricordo. Ha aggiunto all'anno 89, i comunali che ci sono stati 89. E da quel momento mio cugino non ha voluto sentire nemmeno più politica, nessuno, solamente ha avuto la proposta nel 92 e gli ha detto quello che le ho sentito più volte. E da stamattina che ripeto sempre le stesse cose. E infatti abbiamo quasi finito, quindi abbia ancora un attimo di pazienza. No, io pazienza a tutto quello che posso io vi fornisco, però ripetiamo sempre le stesse cose. Io l'ho detto chiaro, a me non interessa. Mi creda che non sono sempre le stesse cose, perché ci sono tutta una serie di particolari. Però, se che andando in porta, penso che riusciva ad avere dei benefici. Senta, lei ne ha parlato anche stamattina, spiegando anche chi era Gioacchino Pennino il Vecchio, ci ha parlato anche del dottore Pennino e quindi del collaboratore, e mi pare che lei ne abbia parlato in modo tale da prendere anche un po' le distanze rispetto da quello, a quella che è allora la figura del collaboratore Pennino. Ho capito bene? Dottore. Sì, allora le dico una cosa, io le ho letto un verbale che l'ha detto lui. Io il discorso che gli ho detto, lei non si deve rivolgere a nessuno e non si deve permettere di fare niente se prima io non sono informato, non l'ho riferito perché ero il capo o avevo questa decisione, perché lui voleva sbattere i rifiuti. Se lo faccia dire un dottore Pennino, anche da Giovanni Giacomo, voleva sbattere i rifiuti sotterrandoli nei terreni. E grazie a me, lo posso dire, successivamente a mio cugino Salvo, perché in mia assenza era stato proposto a mio cugino Salvo tramite Giovanni Giacomo, e Giovanni Giacomo già all'inizio, e anche a Giovanni Giacomo, diamo i meriti anche a lui, non c'è la terra di fuoco a Palermo. Queste terre di fuoco che si sentono, perché lui voleva sotterrare queste cose lì. Quindi io ho detto, ma già mentre Salvatore Pino, ho detto, ma va a prendere il dottor Pennino nell'occasione che dovevo fare il prelievo del sangue. E se non si deve permettere più di pensare queste cose se prima lei non parla con me di qualsiasi cosa, ma in riguardante a queste situazioni, no, che ieri è capo. Lui che ha fatto? È andato da Giuseppe Greco Skype, sì, il verbale. E è andato a riferire, ma che è sul ragazzino che mi tratta così, cose, eh? E lui stesso dice che nemmeno sa il ruolo che io avevo, perché erano state estromesse, lo dice lui nel verbale, e anche col colloquio di prima. Dopo che questa storia, io mi allontano, 87, 88, io non sono a Palermo, sono in Sardegna, che mi dà ospitalità mio zio, che aveva una tenuta in provincia di Cagliari, sempre a mare siamo. E lui propone questa cosa a Giovanni Giacomo. Giovanni Giacomo dice, ma io penso di no, ne parla con mio cugino Salvo, e mio cugino sempre dice, ma va, dice che se ne va. E lo dice il dottor Pennino,
Con tale espressione io ritenevo che il greco mi avesse affrancato dalla qualità di un uomo d'onore. E poi conclude lui: non so dire quale ruolo Graviano Giuseppe abbia assunto all'interno della famiglia Brancaccio dopo dell'incontro di cui ho parlato, che io dico che l'ho trattato male. Dall'altra parte sono tenuto all'oscuro delle vicende della famiglia dopo questo periodo. Siamo dall'82 in poi, che lui non sa, ma non è per questo motivo. È tenuto lui fuori su tutto da quelle mie conoscenze, perché suo Zacchino di Caccamo però ha preso che tutti non volevano, se ne uscivano tutti, l'importante è che non succedeva niente, e loro dicono che non erano state coinvolte da Giuseppe De Maggio al progetto di Stefano Bontà di attaccare la signorina e tutte queste cose. Mi sono spiegato, ma io l'ho detto queste cose perché volevano fare la terra dei fuochi, e grazie a noi tre, prima io e poi no, perché il carattere che ho io, che chiedo tutto sempre per gentilezza e umiltà, c'era un motivo molto valido per io trattare in queste, cioè farlo capire che non si doveva permettere nemmeno di pensare di sotterrare queste erano cose sanitarie, non mi ricordo più che a me mi è stato riferito, perché Pennino che cosa aveva? Un laboratorio di analisi, mi pare. Avevo un laboratorio di analisi con mille. Qui lo dice perfetto, se volete poi lo mettete voi, non lo posso leggere, con più di 1000 utenti, in più aveva rapporti in altri laboratori perché si conoscono tutti, e in più agli ospedali, sbattere tutte queste cose dagli ospedali, che è vergognoso quello che fanno. Ah, ma scusa, dai passaggi. Scusa, dottore, di questa situazione se ne parla anche in un'intercettazione. La stavo richiamando. Nell'intercettazione del 24 gennaio 2016 si parla proprio di quello che lei sta dicendo, ma si ricava anche che Gioacchino Pennino, il collaboratore di giustizia, è in realtà un uomo di Graviano. Ma quale uomo di Graviano, mi scusi, ma se nemmeno lui sa che ruolo avevo io, se avevo un ruolo oppure no, di come l'ho trattato, un uomo di Graviano, e Graviano lo tratta così male, scusi. Qui il 24, io ancora non la trovo, no? Il 24, scusi se... 24 gennaio 2016. 24 gennaio 2016. Perché ricavo questo dato? Perché lei dice... ed è proprio un racconto che lei fa in prima persona, che tutte le proposte che Gioacchino Pennino faceva, anche legate al laboratorio di analisi e rifiuti speciali, le faceva a lei. La prima ha fatto a me, la seconda l'ha fatto a Giovanni Giacomo, e se, scusa, poi a me dite che non è andata così, se l'avvocato Aloisio non l'avessero bloccato mentre stava facendo domande a Giovanni Giacomo, e anche quando Spatuzza parla al dottore Pennino per quella cosa dopo il lavoro, si figura che rapporti c'erano, ma poi ne parlerà l'avvocato su questo, rapporti di lavoro, tutto questo emergeva già dalla bocca di Giovanni Giacomo. Dottore, mi ha detto 24 gennaio? Sì, sì. Io un attimo che la trovo. Minuto 44 e 10. Che cosa c'è? C'è che 24 c'è di che si parla di progetti, scusa, che sembrano benissimo. Progetti criminali che Pennino propone a lei, e lei blocca questi progetti criminali dicendo benissimo. Che la gente va aiutata e non intossicata. Benissimo, allora scusi, questo alle 13, giusto? Si parla, inizia con Bardellino, la storia che vi ho raccontato poc'anzi di Bardellino. Sì, ma lasci le parti. No, perché successivo è Pennino. Siccome è successo nella zona di Bardellino, e io non voglio parlare di questa cosa che a me non interessa, cosa è stato fatto, se è stato fatto oppure no, il signor De Noifo comincia a criticare a questa gente che hanno fatto, a chi che l'ha fatto, dice si hanno sotterrato loro stessi dove arriva, e chi si sofregono. Sì. Io ho detto una cosa del genere, è stata proposta a me, ma più che proposta, io ho preso, siccome il dottor Pennino è anche proprietario del fondo Bagnasco, io ho preso, ma non solo a fondo Bagnasco, che loro si stavano cominciando a muovere in questi terreni per cominciare a sotterrare questi rifiuti, siccome in campagna, cioè nella campagna noi contadini, specialmente a noi
il Graviano, che abbiamo fatto solo, abbiamo dato un benessere, abbiamo fatto tanto bene a Campagna, essendo la gente quanto ci teniamo ai terreni, subito noi siamo stati avvisati, personalmente io sono stato avvisato, tramite mio zio Francesco, fratello di mio papà, si sono dovuto preoccupare, ora me la sbrigo io col dottore Pendino, l'ho mandato a chiamare per la scusa di farmi un prelevo del sangue, che io non mi potevo muovere per non andare lì al laboratorio, era morto mio papà da diversi mesi, da un po' di mesi, e l'ho trattato male per questa situazione. E lui mi ha dato a accusare a Giuseppe Greco Scoglio, che lo dice lui in questo verbale. Senta, lei ha visto certamente quanto ha riferito, lei ha avuto modo di leggere quanto ha riferito Pennino nel corso delle indagini. Come lei diceva, ho letto prima, solo nel corso del processo non l'abbiamo sentito perché a noi risulta irreperibile. Lei dice che è facile trovarlo. Dottore, noi non, dottore, ci siamo, se volete, non ci lo siamo potete, riusciti. Se volete potete trovarlo. Io la ringrazio, cioè, io nuovamente per questo suo aiuto, ma lei, no, ha precisato aiuto, bene che noi i mezzi ce li abbiamo in realtà. Quindi in questo momento c'è un cortese rifiuto. Senta, che cosa mi interessa capire? Pennino dice delle cose, e io spero che lei abbia letto i passaggi che riguardano le dichiarazioni di Pennino, perché mi interessa intanto capire se a lei risulta questo alto ruolo che Pennino attribuisce a se stesso e alla sua famiglia in quelli che sono i circuiti massonici che contano nella Palermo di quegli anni. Come vi ha detto Giovanni Drago, noi non sappiamo parlare di massoneria, a noi non interessa. Nessuno a noi ha comunicato che era massone, perché se avessimo saputo queste cose noi non diamo confidenza, non abbiamo rapporti con questa gente, non diamo confidenza. Giovanni, e questo riferimento Graviano vale anche per lo zio di Pennino o solo per il dottore Pennino e quindi il collaboratore? No, forse mi sono spiegato, io sto parlando per me, poi se qualcuno è stato massone, però io non conosco. Sì, sì, Graviano, io non sto dicendo che lei è massone o ha avuto rapporti con la massoneria. A me interessa capire se Giuseppe Graviano è in grado di dirmi se la famiglia Pennino, a partire dallo zio e poi al nipote e quindi al dottore collaboratore di giustizia, sono attribuibili, per quello che a lei risulta, rapporti con ambienti massonici palermitani. Allora, non solo io, anche Giovanni Giacca abbiamo conversato, spesse volte abbiamo ascoltato il dottor, lo zio del dottor Pendino, quello che sì, l'anziano, sì. E mai a noi ha riferito discorsi di massoneria, perché io so che sono, non possono coincidere, oh, queste questo, due questo, cose. Questo rapporto, io quello che so, è stato chiaro, a voi non l'ha mai riferito. Posso continuare? Se deve continuare, sì, certo. Pensavo avesse io con il signor Gioacchino Pendino, vecchio diciamo, ho conversato abbastanza, mi ha raccontato tante cose, non mi ha parlato mai di massoneria, non mi ha parlato mai che faceva parte a me o che qualcuno fosse tizio, caio, massone. Di queste storie non so niente completamente, e ve l'ha detto anche Giovanni Giorgio. Ha completato? Sì, sì. Posso questo andare oltre? Questo sì avviene a partire da quale anno? Cioè questo fatto che lei ha contatti con Gioacchino Pennino il Vecchio e le dice alcune cose ma non le parla mai di massoneria. Ma io non solo, cioè, non, a partire da anno che io ero ragazzi, pantaloncini corti, perché che c'era, io andavo sempre di questa gente si riuniva in tipo un circolo che noi chiamavamo un bocciofilo dei spadconazza, dove si giocava a bocce, tutte queste persone anziane. Io andavo perché andavo a dire a mio nonno materno, e mio papà mi rimproverava, mi diceva tu non devi andare, dici, perché ti stai rovinando l'adolescenza, e ascoltavo tutte queste discorse, se parlava di Caribaid, di Ippolito Nievo, che nei libri storici ci sono scritte bugie, e lo sbarco degli angloamericani, di tutte queste cose, e mai io ho sentito parlare di massoneria. Oh. E perché dovevano parlare di massoneria, voglio dire, in sua presenza? In mia presenza? Perché dovevano parlare di massoneria in sua presenza? È chiaro, voglio dire, che lei da ragazzino non ha sentito parlare di massoneria. Mi perdono, sarebbe stato strano al contrario. Scusi, io ho signor
L'ultima, prima di trasferirmi definitivamente da Palermo a Nord Italia, io sono andato a salutare il signor Giacchino Pennino il Vecchio. Sì. E anche da adulto non mi parlava mai di massoneria, non mi ha parlato mai di queste cose. Non le ha parlato mai di queste cose. Mai di dei queste suoi cose. Rapporti, dei suoi rapporti con Stefano Bontade, gliene parlò? No. No. No, perché non penso che lui aveva tanti rapporti con Stefano Bontà, perché i rapporti con Stefano Bontà sono avuti con Giuseppe De Mancio. Sì, ma non gliene parlo mai, quindi quello che lei dice sulla mancanza di rapporti è una pura valutazione che lei sta facendo oggi, perché se questo discorso Pennino il Vecchio non lo ha fatto mai... È una mia deduzione che non ha avuto deduzione, mai rapporto, benissimo. Non lo so. E allora le torno a ripetere, lei ha letto il verbale di Gioacchino Pennino che è stato acquisito agli atti di questo processo? Io ne ho solo uno verbale del 2014, ce l'ha davanti. 25 febbraio 2014, questo solo. Ce l'ha davanti? Sì. E ha visto che cosa si dice dello zio Gioacchino Pennino, cioè che cosa il collaboratore Pennino dice dello zio Gioacchino Pennino rispetto ai viaggi che ogni 15 giorni lo zio faceva in Calabria per prendere ordini? Vabbè, io non l'ho letto bene. Va bene quello che dice lei. Ah, io non le so questa storia. Non io di queste storie non so niente. Io, ha visto a quale periodo risalgono questi viaggi? Dottor, mi faccia finire. Io solamente le ho raccontato quello che è successo nel 1981, confermato dal dottor Pennino nel 1994 alla Procura di Palermo, che lui non era a conoscenza più di niente. Poi quello che è successo prima io non lo so. Solamente so che avevano rapporti con i calabresi, ma sono le persone che poi hanno contribuito non solo alla morte di mio papà, ma una decina di persone. Che questi argomenti saranno affrontati o con lei o quando l'avvocato mi farà le domande, passerà alla richiesta. Perché i rapporti con i calabresi le avevano propriamente i Grado, i Contorno. E quando io dico che lavorano la mattina e la sera gli avvocati e scendono a Palermo, è perché stanno fatto tutte queste cose che penso che saranno per sì, ma è incommiabile certamente il lavoro che stanno facendo gli avvocati di raccolta di elementi a discarico. Come lei sarà d'accordo con me, ne sono sicuro, è encomiabile e importante il lavoro che fa la Procura della Repubblica per acquisire elementi a carico. E gli elementi a carico che acquisisce la Procura della Repubblica e che lei ha sentito formarsi in quest'aula per molti mesi, ormai anni, dicono una cosa diversa. O no? Dottor, allora... Io, dalle mie conoscenze, da quello che è emesso nei processi, da quello che si sta ricavando, i rapporti con i calabresi l'avevano i Grado, l'avevano i Contoni, l'avevano Stefano Bontano. E questo è stato un motivo che ha fatto scaturire il tentativo di uccidere la signorina. Dall'81 in poi, ve lo dice il dottor Pennino, che non ha più conoscenze, non sa più niente, c'è il verbale non riferito a me, a dottoressa Teresa Maria Principato sarà, non lo sta dicendo a me. Quindi è inutile che ripetiamo sempre le stesse cose. Io qua ci sono i verbali. Sì, ma io non ho intenzione di ripetere assolutamente nulla, perché non sono io, voglio dire, che formo la prova. Sono i soggetti che vengono ascoltati e che rispondono alle nostre domande che diventano prova in questo processo. E per quello che lei ha vissuto insieme a noi, c'è una descrizione dei rapporti tra la componente di Cosa Nostra e la componente di 'Ndrangheta che non è assolutamente, diciamo, corrispondente a quello che lei sta dicendo, ma non è che io ne devo discutere con lei, sinceramente. A me interessa capire se lei è in grado di dirci se quello che dice Pennino è vero oppure no, come se è in grado di dirci se quello che dicono gli altri collaboratori di giustizia è vero oppure no. È chiaro che lei, essendo allora, imputato, mi può dare la sua versione dei fatti. Sono onorato, io lo posso, che lo devo affrontare l'argomento. Onorato, vi ho raccontato bugie perché io, onorato, non l'ho mai conosciuto. Io non gli ho raccontato mai dei calabresi. Io vi ho detto che le persone che hanno quindi non è vero neanche che ci sono stati dei lavori di ristrutturazione in una sua villetta di Mondello, non è vero niente.
Io mi sono informato, benissimo, io mi sono informato anche con i miei familiari di questa villetta di Partanna Mondello e nessuno è a conoscenza di questa villetta. Addirittura. L'unica... No, dico addirittura, cioè non esiste manco la casa. Io sto parlando, io non ero a Palermo, io non so, io mi sono informato. Qualcuno ha avuto mai a che fare a Partanna Mondello in qualche colloquio, perché ero chiuso. E mi è stato detto, dice, che nessuno ne so parlare, visto che io non ero fuori di Palermo, ero fuori Palermo in quel periodo. Io nell'89, quando mio fratello Filippo è stato scarcerato, ha preso in affitto una villa a Mondello. Giovanni a Mondello non c'entra niente quello che ha detto di proprietà, in affitto una persona che non so se era, apparteneva alla Guardia di Finanza o era il genero di un appartenente alla Guardia di Finanza, una cosa del genere. E questa villa mio fratello ha trascorso nell'89 estate gli arresti domiciliari. È sufficiente andare a vedere dove li ha trascorsi. In questa villa andava anche Giovanni Giago perché frequentava casa mia. E non c'entra niente con quella che parla di Partanna Mondello. Questa villa, addirittura, per farvi vedere che rapporto aveva il signor Onorato con i fratelli Graviano, lui nemmeno ne parla perché non sa niente. Mettiamo se fosse vero quello che ha detto lui. Noi dovevamo chiedere un permesso, senti, possiamo stare a Mondello, alla villa? E io le chiedo di fare indagine su quello che sto dicendo. Poi se Onorato se vuole continuare possiamo continuare, ma le posso dire che sono solo bugie, perché lui a me non mi conosce. Addirittura ha detto che sono stato condannato al processo Lima. Ci siamo incontrati nel processo Lima, ma nemmeno abbiamo parlato perché siamo un buongiorno e buonasera, si è svolto all'aula bunker. E noi eravamo a 41 e lui senza 41. E potete citare il responsabile dell'aula bunker che... prima che entravamo io o Lucchese già c'erano il dottor Natolo, il dottor Forte davanti e il dottor Roberto Scarpenato davanti alle nostre postazioni e poi entravamo noi. Non l'ho mai incontrato, non ricordo di nessun viaggio, l'unica cosa là c'era buongiorno e buonasera e basta, buongiorno. Nel processo Lima lui dice che io e mio fratello siamo andati latitante dal processo Lima, e questa è una più grande bugia che esiste, perché io sono latitante dall'84, cioè, mio fratello Filippo nel processo Lima nemmeno è entrato perché ha, come l'ho detto, la procura di Palermo non crede più a quello che dicono su mio fratello Filippo. E poi lui ha detto che io mi incontravo dentro il locale di Palermo, discoteca. Io non sono entrato mai in un locale discoteca a Palermo, e questo vi chiedo di sentire Giovanni Giacomo, perché io ogni passo che faceva Giovanni Giacomo era a conoscenza quando mi trovavo a Palermo. Non solo, anche la ragazza che poi è diventata sua moglie, Rosa Lorito, ascoltiamola e vedete dove noi, che cosa facevamo noi e dove andavamo noi. Non c'è un locale frequentato a Palermo perché io ero latitante e la catturante precisamente era quella dove cercava il latitante. Io me ne vado in un locale, io se dovevo andare in un locale andavo qua fuori a Palermo, che siamo San Vito Lo Capo, Taormina, Giardino Nacchi, sono in queste cose. Oppure fuori a Sicilia, come sapete. Però ancora non mi ha spiegato perché Onorato, visto che quello che ha detto lei dice non essere vero, avrebbe dovuto inventare tutti quei riferimenti così specifici alla sua persona e ai suoi rapporti con i calabresi. Le ho detto l'altra volta che si vogliono fare le prime donne, ma queste si sa cosa vogliono fare? C'è la prima donna che dice più le dice, ma siccome le dico che è tutto sbagliato. Graviano, lei a quanti processi ha partecipato nella sua vita? Ah, tante, posso contare. Possiamo dire che forse lei è uno degli imputati più esperti che ci sono oggi in Italia? Dei processi che ho fatto? Di processi di mafia? Io ho fatto processi, ma che significa esperto? Mi scusi, non sono avvocato. Cioè, esperto, avendo partecipato a tanti processi, è anche esperto di come il processo viene celebrato, no? Sì. Questo intendevo. Le stavo dicendo, sono onorato. Secondo lei, e lei ha partecipato mai a processi che si fondano su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non hanno trovato riscontri?
Sì, il dottor. Sì, sì, dottor. E mi dice quali, per favore? Sì. Che voglio andare a parliamo leggere le sentenze. Parliamo del processo del mio papà. Parliamo del processo del mio papà. Parliamo del processo lo secco. Di che cosa dobbiamo parlare? Ne parlo adesso quando mi cioè leggendo quelle sentenze io ricavo che ci sono dichiarazioni di collaboratori di giustizia che sono state valutate per quello che sono senza nessun riscontro. Sì, sì, solo chiacchiere. Prende il processo allo sicchio, che ve lo dice anche Spatuzza, che noi eravamo soci e non facevamo l'estorsione. Prendiamo il processo di mio papà, che è stata scritta, vuole che ne parlo? È stata scritta, e questo... questo è un anticipo di quello che è successo alla famiglia Graviano. Mio papà viene ucciso nel 1982. Nel 1989 inizia a collaborare Marino Mannoi e riferisce che a uccidere Contone e a uccidere mio papà e tanti altri è stato, io sto parlando quello che le dicono loro, è stato Condorno e altri, poi Giago annomina anche a Michele Di Fresco Bambolo, poi Marchese, a decine parlano di questa situazione. Nel 95 collabora, ma nessuno prende il fascicolo di mio papà. Nel 95 collabora Grado, racconta le cose a modo suo, a modo suo. Poi nel 2011, quindi il suo processo rimane sempre nei cassetti perché lo dovevano andare a fare in prescrizione, perché altrimenti salta il progetto che c'erano i rapporti con Condon e tutto questo. Nel 2011 si riapre il suo processo e nel frattempo si prende Roberto Mandalà, che è cugino di Condon, uno sempre di quelli di Condon, che racconta sull'omicidio di mio papà. Fra poi racconta l'omicidio russo, sì, che il russo è Domenico, è uno che viene ucciso nel 1989 a Palermo. E Grado, che questa sentenza spero che sarà prodotta, Grado riferisce che è stato ucciso Russo Domenico in via Conte Federico perché nel 1989 perché Rosario D'Agostino, ucciso nel 1987, ha riferito a loro che Russo Domenico aveva preso il posto dei Graviano arrestato nel 1994. Cioè fanno risuscitare i morti, questo è stato già scritto nella sentenza ed è propriamente vergognoso, perché già è scritto anche in qualche libro e sarà letto in tutto il mondo che cosa hanno scritto, cioè hanno fatto risuscitare i morti. Ma Roberto Mandalà dice un'altra cosa, non è vero che è questa dichiarazione, dice viene da me Salvatore Contone e mi dice che Russo Domenico aveva truffato dei soldi, invece loro facevano le estorsioni perché questo lavorava a Milano, come avevano proposto a mio papà, hanno fatto anche con questo Russo Domenico, lo dice Roberto Mandalà. E questo non era, e se ne è sceso a Palermo, allora hanno detto a Roberto Mandalà, fai una cosa, pedinami gli spostamenti di Russo Domenico. Lui ha pedinato, ha detto esce a tale giorno, a tale giorno, perché questo ci ha truffato i soldi o non gli ha pagato il pizzo, perché è pizzo più che società e tutto questo. E lui ha detto una mattina è venuto, io ho informato l'orario e tutte cose, una mattina è venuto Salvatore Contone assieme a Gaetano Grado, ho consegnato le armi, erano con la 112, quella che loro usavano sempre per fare omicidi, fra cui ho utilizzata la stessa per l'omicidio di Michele Graviano, ho consegnato le armi e sono andato a fare l'omicidio per questa motivazione. Grado ha raccontato per salvaguardare a Condone, non fare emergere quello che gli accordi che hanno, perché se parla Condone scoprono tutto quello che io vi ho accennato un po' stamattina, una parte io vi ho accennato, e hanno scritto in sentenza che è stato ucciso Domenico Russo perché, no 89 ripeto, perché nell'86, perché Rosario D'Agostino ucciso nell'87 aveva detto che aveva perso il pezzo del Graviano nel 94, è in sentenza e adesso è scritto anche nei libri che stanno girando tutto il mondo, la gente sentirà questo. Vuole parlare del processo Lo Sicco? Di quale processo vogliamo parlare? Dico io che cos'è, mi no, trovo un riscontro che lei mi dicesse a quali processi aveva preso parte fondati su dichiarazioni non riscontrate, mi pare che lei lo abbia indicato.
Mi faccio scusa capire. Un attimo, scusa, processo Lima, processo Capace. Di cosa parliamo? Borsellino. Vabbè, tutti i processi fondati su dichiarazioni di collaboratori di giustizia che non hanno trovato alcun riscontro, va bene. E mi dica ancora Borsellino. Un'altra cosa, perché mi pare che nelle sue primissime affermazioni nel corso dell'udienza scorsa, quindi non oggi, lei tra i collaboratori di giustizia che indica come collaboratori di giustizia che parlano di Graviano e non dicono cose vere, faccia riferimento a Fabio Tranchina. Sì, benissimo. Posso? Chi è Fabio Tranchina? Fabio Tranchina è cognato di Lupo Cesare. Comincia a collaborare nel mio... E Lupo Cesare chi è? Scusi. Cesare Lupo. Chi è? È un amico mio. Io parlo chiaro. No, lei nelle intercettazioni con Adinolfi lo chiama mio fratello. Sì, se vuole io le posso dare anche perché noi frequentavamo. Vede che tra amico e fratello un po' di differenza. No, io c'è. io le parlo amico fratello. Mio fratello. Sì. Lei dice, non amico fratello, lo mio fratello, dice lei nelle intercettazioni. Sì, va bene, lo sei. Ma è detto di senso di affetto. Se io vuole le faccio vedere come va. Lasciamo un attimino da parte Cesare Lupo, l'abbiamo collocato. Vediamo che Fabio Tranchina e che rapporti lei ha avuto con Fabio Tranchina. Allora, Fabio Tranchina inizia a collaborare il 16 maggio 2011. Io qui ci parlo e dice, è una cosa che ci tenga a ribadire, che la mia collaborazione è iniziata spontanea. Io ho iniziato a collaborare da uomo libero, questa è una cosa che io ci tengo, non ho mai ritrattato nessuno nella mia dichiarazione, chiedo scusa se faccio confusione. Quale verbale sta leggendo? 16 maggio 2011 alle ore 11:15. Quindi non di questo processo. Non di questo processo. Tranchina Fabio, poi in questo processo abbiamo sentito che non era vero quello che ho letto poc'anzi io, ma lui era accusato da Spatuzza, aveva detto libro dichiarazione di Spatuzza. Io conosco a Tranchina Fabio maggio 2011, io già ero stato a Omegna, avevo trascorso il capodanno 90-91 e nel 91 scendevo fra mese di maggio e nei primi di giugno sono risalito di nuovo, però che passava a Sirmione in diversi posti. Poi scusi, sono sceso, scendevo, che vuol dire? Andava in Sicilia? Sì, a Palermo. Da Omegna, un esempio, da Omegna andavo. E come ci andava? Un esempio. Io... Cosa? Come ci andava? Fino a che Giovanni Giacomo non collaborava in auto, perché noi viaggiavamo in auto e questo Giovanni Giacomo lo sa. Poi io non ho più viaggiato dopo la collaborazione di Giovanni Giacomo, perché io già ai fini di 91 non sono sceso più a Palermo. Quindi gli unici viaggi che lei ha fatto tra la Liguria e Palermo sono avvenuti in auto con Giovanni Drago. Ma non solo la Liguria, con la SAD, non con Giovanni Drago. Giovanni Drago sa, in particolare con mio cugino Salvo. Perché noi ci ascoltavamo e qualche volta è venuto anche Giovanni Giacomo, assieme sempre in compagnia. Tutti i carnevali l'abbiamo trascorso a Viareggio, perché io ho parenti a Viareggio. Quando Giovanni Giacomo collabora nel 92, fine dicembre 92, io il carnevale 93 non lo trascorro più a Viareggio, ma a Venezia. Io non frequento più l'estate Viareggio, ma a Forte dei Marmi nel 93. Posso riprendere a Tranchina? Sì. Tranchina. E io conosco a Tranchina a maggio così, tramite il suocero. Dice, vedi, così, a comprarmi a spesa queste cose, accompagnarmi così. Poi io, essendo l'estate, nei primi giorni mi sono di nuovo trasferito, ho trascorso un po' a Sirmione in quel periodo, sempre essendo ancora che Giovanni Drago non collaborava, a Viareggio, Omegna, questi posti. Poi riscendo nel mese di novembre, nel primo di novembre o fine ottobre, e che succede? Succede che questo ragazzo si era montato un po' la testa. Il suocero, il signor Carmelo Lupo, mi
Mi dice, vedi che questo si è mandato a testa, un cugino che lui ha detto nome e cognome nel processo 0709, qui non l'ha voluto dire, e ha un cugino che fa fette da via e mi ha detto che in questi giorni debbano arrestare a Salvatore Maddalena. Dopo che è successo questa storia, forse un po' prima, qualche giorno prima, io mi ha detto, dice, facciamo una cosa, lasciamolo con il dolce. No, prenditi una scusa, te ne vai a Omegna, che già io lo frequentavo, che c'era Baiardo che aveva il vizio di andarsi a giocare un sacco di soldi con i Casanò. Dice, ci dai un'occhiata anche a questo, ti fai la danza e vivi tranquillo, perché a me piace tanto quella località. Ho trascorso tante, anche in visione, ma ero fisso lì. Se mi spostavo con Bayard. Allora, mi scusi, che cosa succede? Io mi allontano e l'arresto vera a Salvatore Madonia. E ha partecipato a questo arresto di quello che dico, mi hanno raccontato, io non so perché io non lo conosco, questo cugino di Gianchina, chiesa dell'Ordine. Inizia a collaborare, vabbè, e io non l'ho più visto, lui nemmeno sa che io ero Omegna, sicuro. Inizia a collaborare e racconta che dove io trascorrevo la latitanza e dice nel 1991 lui era a casa di Giuseppe Battaglia, a dicembre si pente Giovanni Giacomo e lui paura che Giovanni Giacomo fosse a conoscenza di questa situazione, di questo nascondiglio che lui aveva a casa di Battaglia e mi ha detto, io ce l'ho, il verbale 30 giugno 2011, mi ha detto, dice, sai, io qui non posso stare perché ho paura che Giovanni Giacchi ha conoscenza, perché un figlio, Battaglia Fedele, sono stato assieme a Pianosa, se avesse raccontato qualche cosa. Quello lui lo dice a pagina 13. A pagina 13 ne parla di questa storia, sì, perché pubblico ministero ci fa, quindi siamo a dicembre 91, succede un evento, ci può spiegare in sintesi questo evento che succede? Sì, praticamente è successo che si pentì Giovanni Giacomo, siccome Giovanni Giacomo aveva almeno, per quanto io ho appreso da Giuseppe Graviano, trascorso periodo di detenzione in cella con Fedele Battaglia, che era figlio di Giuseppe Battaglia, niente, aveva paura, io non lo leggo tutto, poi dillo. Io poi ho fatto dichiarazione, ho detto questo non risponde a verità perché Giacomo Giovanni si è pentito nel 1992. Lui poi è andato in un processo e dice io vi chiedo scusa perché leggono tutti i verbali, in particolare quello che dico io. Sì, Io ma non vi chiedo dimentichi le scusa, mie sbaglio. domande. È la sua domanda, sto parlando di Gianchina, lei è in Sì, contraddizione. cerchiamo di arrivare, diciamo, al punto dei suoi rapporti con Gianchini. I miei rapporti con Gianchina, è servito solo quello che l'ho detto poc'anzi e basta. Ora le importanti contraddizioni perché non è che è attendibile. Lui invece poi continua a riferire che in quella casa lui mi ha trovato un posto da sua sorella l'anno successivo, quindi non siamo al 92, siamo al 93 l'anno successivo e quindi rispondono a tutti che non rispondono alla verità. Poi dice mi ha dato i soldi per comprare una casa a Bagheria, che è questa casa che lui ne parla spesso, dice che io ci trascorrevo la latitanza e l'ha fatto anche confiscare questa casa a Bagheria, però nel 2011 è stata sequestrata più che confiscata. Poi c'è stata la sentenza delle misure di prevenzione che l'ha risequestrato questa casa. Come tutto ciò, la sentenza che è stata emessa l'anno scorso, nel 2018, aprile, che il procedimento è 2017-2011. E sono state tutte desequestrate quelle cose che ha detto lui, fra cui questa casa di Bagheria, che lui parla spesso che io in questa casa di Bagheria facevo la latitanza. Poi questi verbali ci penserà l'avvocato a spiegarle. Poi a mio cugino, il nipote di mio cugino Salvo,
figlio di una sorella, figlio del fratello, gli ha fatto sequestrare il bingo, no, la ZAI, che io l'ho preso già a metà questa, la ZAI, che guadagnava centinaia di... io ho fatto i calcoli, poi da un anno all'altro si guadagnava circa un milione di euro, 500 mila euro, questa è la situazione. Per 7 anni l'ha fatto tenere sequestrato ed è stato sconfessato. Ha fatto sequestrare, che poi ne parleremo, dei Pullarà, un distributore a Sante Pullarà, dicendo che era mia. Queste case che lui dice di Bagheria, che sono a nome di Catalano Teresa, Catalano Rosaria, Brocca, Valerio, Nicaccio, sono state tutte desequestrate. Tutte desequestrate. Poi lui racconta il discorso dell'aggiustamento di processo, che accusa mia sorella. Sì. Mia sorella nel 2011 è stata arrestata. Nel 2011 è stata arrestata mia sorella e ha fatto 4 anni di carcerazione, che lo, anche nelle intercettazioni ancora non c'era stata la sentenza di assoluzione. In questo processo c'è anche mio fratello Benedetto, c'era anche mio fratello Benedetto, non c'era stata la sentenza di assoluzione, e io ne parlo in questo, nell'intercettazione di, con Adenoite, cioè con mia sorella, si è fatto già 8 anni di carcerazione da innocente, perché si parla di un arresto di una nipote del signor Netto Santapola, cioè per me sono bugie. Bugie, poi non, e qui si parla, cioè, se mia sorella è stata arrestata 2 volte, 4 anni se l'ha fatto il primo a volte, e 4 anni se li sta facendo, se l'è fatta adesso, perché eravamo nel 2016. Poi è stata emessa la sentenza, che è la numero 340, cioè il numero, sezione 6, Cassazione, 34667, anno 2016, il 5 maggio 2016, a quale, oltre a assolvere mio fratello Benedetto e mia sorella, ha detto: è inverosimile quello che dice il Cianchina Fabio. Ma non è finita. Lui racconta che nel 93, sempre in questo verbale che vi dico io, il 30 giugno 2011, ripeto, aveva questa casa a Bagheria, a pagina 20, aveva questa casa a Bagheria, di cui io stesso ne avevo curato la compra, perché mi aveva incaricato me di comprare questa casa, e comunque poi nel mese di agosto io mi ricordo che lui mi diede l'incarico di affittare una casa a Giardini in Alfisson. Se non ricordo bene, siamo nel mese di agosto 1993. Io Giardini in Alfisson lo frequentavo con Giovanni Giacomo, e ve l'ha riferito anche Giovanni Giacomo, con altri latitanti, e nel 93 non posso andare perché si parla di Recanati, Giardini Nacchison, ed è proprio, non so se lo conoscete, è proprio, ci sono quattro beghi, Nacchison Beach, Ramadain e quattro villette, e lui dice che io ho trascorso i primi 20 giorni a Giardini Nacchison, e poi l'ultimo 10 giorni gli ho detto: vatti a fare a Giardini Nacchison questa cosa. Lui addirittura ha trascorso 10 giorni e non riesce a identificare questa casa a Giardini Nacchison. Ma la cosa importante che cosa è? Che io da primo a agosto, da 31 a luglio anzi, a 14 agosto sono a Forte dei Marmi, e non posso essere a Giardini Nacchison, che Giovanni già era a conoscenza, e che sono a Forte dei Marmi, non lo racconto io, lo raccontano anche le collaboratrici di giustizia, Federica, Giuseppa Ferrante e Fedora Puma, e c'è stato un processo con condanna di favoreggiamento nei confronti del marito anche di Fedora Puma, signor Basile Giuseppe. Che cosa è successo? Che noi abbiamo trascorso questi giorni a Forte dei Marmi. Il 14 agosto, la sera, i parenti di Giacomo, cioè i parenti della fidanzata che erano con loro, che vivevano a Siena, che io so che da quelle parti, incontrano me, è stato con me, ma loro dicono mio fratello Benedetto. Quindi noi ci siamo accorti di questo fatto. Che cosa è successo? La sera stessa, io e mio fratello Benedetto ed altri con le rispettive compagne ci siamo trasferiti ad Albano Terme. Mio fratello Filippo con Fedora Puma e il marito naturalmente
vanno a Omegna da Baiardo e ci diamo l'appuntamento. Abbiamo stabilito l'appuntamento il giorno del Ferragosto a mezzogiorno davanti Gardaland, e ci siamo ritrovati tutti davanti a Gardaland, io, i miei fratelli, Baiardo e altre persone con le rispettive compagne. Abbiamo trascorso a Gardaland, quindi smentisce tutto di quello che vi ha raccontato Gianchina. E poi ancora non è finito, lui racconta che mi viene a trovare a Forte delle Marmi, dice, qui sono trovata sempre a pagina 19, ma forse l'ho raccontata anche questo qui, ma è anche in altri processi che l'avvocato ha il verbale. Allora va bene, e quindi siamo a Forte delle Marmi. Allora lui dice, Graviano Giuseppe, ma c'era anche Filippo, che io lo vidi, le persone che io vidi quando siamo arrivati insieme a mia moglie, c'era Giuseppe Graviano con la sua fidanzata, allora Calde Rosale, io, c'era Filippo Graviano con la sua fidanzata Francesca Bottitta, un primo insieme, va bene, siamo a Forte delle Marmi intorno al 23 e 24 giugno del 1993. Loro avevano affittato una villa, lei sa, questo pubblico ministero, lei sa quanto tempo avevano affittato questa villa e per quanto tempo? No, da quanto tempo l'avevano affittata sinceramente non lo so, come non lo so, so che hanno trascorso 15 giorni, qui diciamo a viaggio di nozze, io vado a fare, lui va a viaggio di nozze, porta tutte le date che poi me lo spiegherà l'avvocato per non fare perdere tempo, lui dice che arriva a fine giugno a Forte delle Marmi. Forte delle Marmi fine giugno non esisteva. Forte delle Marmi è stata affittata a luglio e agosto, e nel mese di luglio non è stata frequentata da noi perché eravamo a Riccione, che non ci siamo mossi da Riccione perché si stava abbastanza bene. Che ci sia una bene, differenza di pochi giorni non riesco a capire, diciamo, che rilevanza abbia. No, non c'è differenza, ma scusi, qua c'è differenza di mesi. Sì, lui porta date precise, perché lui racconta che ha fatto, si è sposato e è ritornato a Viaggio di Nozze il 15 giugno, porta tutto, lui riscontrabile tramite i viaggi, a suo dire, e va a trovare a suo suocero. Mi dica una cosa, ma Franchina è stato il suo autista, sì o no? L'ho detto per qualche mese, così, nel maggio e qualche cosa fino a ottobre, novembre. In relazione al Golden Market, l'aggiustamento di Golden Market, quello che dice Tranchina è vero oppure no? E io le ho portato la sentenza di mia sorella, che già è stato processato per questo fatto, già lui è stato processato, mia sorella è stata assolta, qui lui è ritornata e qui anche qui ci sarà la querela, ma non solo per questo, per tutto quello che le sto dicendo. Quindi i viaggi a Bova Marina e di Tranchina non sono veri? Ma qui lo dicono le sentenze, dice inverosimile quello che dice Tranchina, non sta a me poi. È inverosimile che Tranchina l'accompagnasse alla stazione di Messina e che lei da Messina partisse a me, in treno. A me non ha mai accompagnato, forse come ha detto lui, qualche volta a mia cognata Francesca, perché come vi ripeto io. Quindi ha scambiato lei con sua cognata Francesca? Cosa? Ha scambiato lei con sua cognata Francesca? No, lui l'ha raccontato, che una volta ha accompagnato mia cognata Francesca fino a Milano. Oh. I riferimenti che fa Mariano Agate sono veri o sono falsi? Tranchina Mariano Agate? Ma da dove lo deve conoscere, scusa, Mariano Agate? Lui ma vede che Mariano lei sta Agate facendo... Scusi, dottor, mi scusi, scusi, scusi. A Mariano Agate le fa spatuzza. Che qui poi quando dice di affrontare questo argomento lo affronteremo tutto in mezzo. Lui parla, io ho dei verbali in cui si fa riferimento a questo. Ma chi, Tranchina? Io non ho mai sentito che lui fa riferimento a i riferimenti a signor di Mariano, sono veri o sono falsi? Sono falsi di Tranchina da parte mia, scuse. E lo sa perché il signor Spatuzza, che aveva preso l'arresto di mia sorella per questo motivo, non riferisce che quando siamo arrivati a Tommezzo assieme nel nostro gruppo, assieme eravamo io, lui, il signor Vadalà Domenico e il signor Francesco Magiona, perché aveva appreso che Tranchina aveva detto quelle cose ed era impossibile che io potevo parlare con il signor Vadalà senza la presenza di Spatuzza, perché eravamo in delle salette piccole, io con Spatuzza sì, perché andavamo a processi, ma con il signor Vadalà mai, senza la presenza di Spatuzza. I riferimenti che fa Tranchina ai soggetti che le davano i telefonini sono veri o falsi?
Falsi. Io le ripeto, non ho avuto mai nessun telefonino. E quando le vuole parleremo del colloquio del 21 gennaio 2018. Quanti telefonini avevate quando siete stati arrestati nel gennaio 94? Io nemmeno uno. Io non avevo mai telefonino. A me risulta che è stato trovato un solo cellulare, quello di Costantino Taormina. Benissimo. Vuole che parliamo di sua cosa? Quindi voi eravate quattro persone, due latitanti, e il cellulare era soltanto di sua cognata. Ma io nemmeno lo so che mia cognata aveva il suo cellulare. Io l'ho preso. Lei Mazzola Francesco, Militello Tommaso, tale Spadaro, tali Mango, come soggetti che le danno i telefoni cellulari, li conosce oppure no? Allora, Mazzola Francesco a me non ha dato mai nessuno cellulare, ma mi ha dato li conosce queste persone, sì o no? Allora, le sto dicendo, io Mazzola Francesco nemmeno lo conosco, perché mi ha portato il documento Giovanni Giacomo. Costantino, io mai non ho visto. Giacomo Mango, nemmeno. Le posso assicurare. Militello Tommaso. Poi quando lei vuole parliamo del colloquio e anche Militello del telefonino. Tommaso lo conosce, sì o no? Tommaso Militello, io Militello ne conosco tante. Conosce Tommaso Militello, sì o no? E io le sto dicendo, su Tommaso non me lo ricordo, però io le parlo che Militello ci sono anche parenti del dottor Pennino. Vabbè. Michele Giovanni Torregrossa, lei lo conosce, sì o no? Sì, Giovanni Torregrossa, io conosco quello che ha subito l'attentato. Attentato, che aveva un negozio, come vi ha detto Giovanni Giogo, di mobili, vendeva mobili in via Lincoln, proprio accanto all'orto botanico di Palermo. Giovanni Torregrossa e Lupo Cesare viaggiavano insieme. Come? A me pare strano che Lupo Cesare frequentasse quei Giovanni Torregrossa che le sto dicendo. Mi sembra strano. Poi, e Tranchina Fabio e Lupo Cesare invece si spostavano insieme? Ah, non lo so. Non lo so se si spostavano. Che rapporto avevano? Non lo so se erano cognati. Che vuol dire? Essere cognati non è una scelta. Io tutti i viaggi che ho fatto con Lupo Cesare, Tranchina con me non era mai presente. Io con Lupo Cesare viaggiavamo spesso. Che rapporto avevano, per quello che le risulta, i due cognati, Tranchina e Lupo? Allora, io li incontravo a casa da suocero di Tranchina, signor Carmelo Lupo, il padre di Cesare. So che Tranchina lavorava nel cantiere di Cesare Lupo. E basta. Quindi avevano un buon rapporto. Cioè, fra parenti come si può avere un rapporto? Penso di sì. No, io conosco parenti che non hanno rapporti buoni. Ma poi? Lei no? Non lo so, se i parenti che mi fanno domande. Io posso parlare con i miei parenti, vado d'accordo con tutti. Questo significa, e non solo con tutti. Questo significa non che non è che essere parenti significa che uno ha buoni rapporti. Senta, e invece di Calvaruso che mi dice? L'ho incontrato a Villaggio, ma dall'89 in poi a Villaggio nemmeno non sono andato più a Villaggio, perché quando hanno arrestato Giovanni Giacomo, gli ultimi mesi, allora, come parlavo di Villaggio, e parliamo anche di Giovanni Giacomo. Sì, ma non torniamo a parlare nuovamente del Villaggio, a me interessa capire se lei ha conosciuto Antonio Calvaruso e che rapporti ha avuto con lui. Sì. Niente, a Villaggio, lo vedeva a Villaggio nessun tipo di rapporto fino all'89, perché il Villaggio è stato 89 in poi non l'ho più frequentato, perché è stato consegnato a Giovanni Giacomo, che si faceva la latitanza, che era stato chiamato in causa da Marino Francesco Mannoi. Quindi nel 90 era un uomo di Cosa Nostra Calvaruso? Ma che ne so, non so mai, domanda a me, non so niente. Perché lei non ha mai fatto parte di Cosa Nostra? Perché lei, Graviano, non ha mai fatto parte di Cosa Nostra, per questo ride, non è in grado di rispondere. Dottor, io l'ho detto l'altra volta, che io ho delle condanne 416 bis, io rispetto la città, però poi quando avrò la documentazione la presenterò, non ho... Quindi lei non è in grado di dirmi se ci sono soggetti che fanno parte di Cosa Nostra oppure no? Non lo so. Non lo so.
I rapporti tra Calvaruso e Bagarella quali erano? Non so niente, perché io la dico una cosa. Allora, io Villaggio, io le devo spiegare Villaggio Romano che non è il nostro, perché qui si sta fraintendendo che è il nostro. Non è il nostro. E di chi è? Io, se mi fa parlare, io lo spiego. Ma non lo dico io, lo dice anche Tullio Cannello. Sì. Allora, quando mio papà muore, siamo nel 1882, forse 1982, le ore passano e l'energia finisce. E ho anche sete, però non mi sto lamentando, sto proseguendo finché si può andare. Finché ce la fa, guardi che non no, è che no, poi mi dipenderà. Quando è stanco Graviano ce lo può dire? No, finché io le sto spiegando, parliamo, lo dobbiamo concludere, se argomenti se li dobbiamo fare. Allora che succede? Mio papà muore e passa tutta Domenico Sanseverino prima di morire. E Domenico Sanseverino gli dice: o ti darò 20 ville, ville significa piano terra e primo piano, che veniva, si doveva costruire nel villaggio romano, oppure io so 5 miliardi, ma loro dicono 2 miliardi, mi sta anche bene quello che vogliono. Che cosa succede? Mio papà già è morto, Sanseverino ha questo impegno con me, perché il mio fratello già Benedetto era stato arrestato. Sanseverino il 24, il 27 o 25 ottobre del 1984 viene raggiunto da un provvedimento di condono dicendo che era uomo d'onore, e invece, come sapete, al sole gli dice diversamente. Quindi lui, prima di subire le misure di prevenzione, chiama il suo ragioniere Tullio Cannella e dice: senti, io mi è successo questo, fra poco arrivano i sequestri, quindi ti passo tutto a te, non solo Euromare Village, che forse non si chiamava Euromare prima, Cosmopolitan, una cosa del genere, ma anche Malaspina, immobiliare Malaspina, che è là dove poi hanno arrestato il signor Bagarella. Anche immobiliare Malaspina, che era in costruzione ed è grandissimo, non so quante centinaia di appartamenti ci sono. Lui comincia Bagarella, va con Bagarella, stiamo parlando 82, comincia Tullio Cannella 84, comincia Cannella, sì, fammi una cortesia, Tullio, mi dai una velletta che io mi ci vengo a fare la latitanza, perché già ero pure la latitanza. Dice: sì, prima che finisco da là, e mi dà questa velletta, io l'ho indesso a fratello e alla cognata di Fefetto Cannella, quello che ne parlavamo poco anzi, sì. Cannella Antonino e Corsaro, mi ricordo, e ci facevo la latitanza, però così l'estate, qualche estate, cioè, come ho detto poc'anzi, 87-88 che non c'era, nell'89 poi la passo tutta a Giovanni Giacomo e finisce qui. Che succede? Questo villaggio andava male, cioè non vendeva, non so perché Tullio Cannella aveva da ragionare tutti i vizi come la cucca, si dice a noi, Ferrare, cose. Che cosa succede? Nell'86 entra in socio l'avvocato Carmelo Locascio, e mio fratello Filippo già è stato arrestato, perché viene arrestato mio fratello Filippo il 20 agosto 1985. Lui nell'86, quando entra l'avvocato Locascio, e questo lo troverete poi nell'interrogatorio di Cannella e di Cannella Tullio, che l'avvocato fornirà, lui dice all'avvocato Locascio: patruzzo mio, perché lui ha questo vizio di parlare in questo modo per farsi attirare simpatia, io le dico che ho i debiti che ci sono nelle banche, perché in questo villaggio avevano messo all'inizio 7-8 miliardi di debiti nelle banche, una cosa di lire sto parlando, ci sono 2 miliardi di debito con gli eredi di Michele Graviano, e con lo Locascio ci si dice: che problema ci sono, noi pagheremo gli eredi di Michele Graviano, ma anche se non li pagassi, io ho avuto a che fare con un bandito Salvatore Giuliano, mi posso preoccupare dei fratelli degli eredi di Michele Graviano.
continuamente. Lui dice che prima noi dovevamo dare un milaide 3, un milaide 2 e 800 a Pino Greco Scarpa. Un giorno Pino Greco Scarpa lo chiama, siamo prima dell'85, perché poi non c'è più Pino Greco Scarpa, e gli dice: senti, fammi cortesia, gli 800 milioni che dovevi dare a me le deve dare anche agli eredi di Michele Graviano. Tutto ciò lo riferisce Tullio Cannella. Dice: beh, io qui capisco che i Graviano erano state truffate, ma non da me, da quelli che si sono portati i soldi a malaspina. Sì, ma malaspina ce l'hai tutto tu. Tu, come ti ha dato San Severino Euromare, ti ha dato anche malaspina. Si va avanti. Poi succede, si va avanti, noi non riceviamo manco un soldo, non riceviamo niente, solamente quelle due villette che le ho detto io poc'anzi, due villette che ho una villa dalle vendite che doveva restituire. Poi io apprendo tramite processi che loro nel 93 ospitano in questo villaggio a Canne, a signor Bagarella, sì. A signor Bagarella. Però, come le ho detto l'altra volta nel processo Ferrabotto, dichiarazione fatta da Brusca Giovanni, riferisce due punti molto importanti di quello che vi sto dicendo io. Riferisce che... Riferisce quando? In quale occasione? Sto raccontando tutto. Riferisce che a pagina 33 di questo, io vedo solo già il sole di questo, a pagina 33 riferisce e continua a pagina 40, ripeto io in maniera, il terreno era del non Michele metta Graviano, nulla però sul microfono Graviano, non copra con i fogli il microfono. Addirittura, se non ricordo male, Giuseppe Greco Scarpa gli ha fatto delle promesse, gli doveva dare i soldi. Questi siamo arrivati a pagina 34. In qualche modo in questo terreno i fratelli Graviano sono stati un po' truffati da tutto, inizio fino alla fine, fino alla fine. A pagina 18, sempre in questo verbale che vi ho detto che si è Ferrabotto il 16-12-1998, nel 1998, a pagina 18 riferisce: e allora un giorno mentre andavo con Bagarella verso l'Aschera, arrivato verso Termini Medesi, più avanti Termini Medesi, c'era un appuntamento che doveva fare al villaggio Romale di proprietà di Giuseppe Graviano, dei fratelli Graviano, di Tullio Cannella. A un dato punto Bagarella mi dice che non ci voleva andare o era meglio evitare di andarci, in quanto c'erano dei calabresi che erano stati ospitati in questo residence, che uno di questi era stato arrestato. No, no, chiedo scusa, c'era Giovanni Giacomo che stava parlando. E sono nota Giacomo, no? Sì, ma scusi, sì, però non è stato. Sì, nota Giacomo, sì. E c'era Giovanni Giacomo che stava parlando, e almeno se non ricordo, ma Giovanni Giacomo poi stava parlando di questo residence, e calabrese si era anche pentito, e quindi poteva essere sotto controllo. Quindi era meglio evitarlo. Tanto è vero che l'appuntamento non l'abbiamo fatto, nel residence Euromare, ma l'abbiamo fatto all'Ascari. Quindi mi ha detto che questi erano amici di nota Giacomo, di Giuseppe Graviano, e li aveva conosciuti tramite Antonino Marchese. Quindi lui qui che cosa sta spiegando? Mi scusi dottore, finiamo il Giovanni Brusca e poi lei mi fa tutte le domande, finiamo sul punto del Bagarella. No, ma io non la volevo interrompere, volevo capire questi passaggi, sì, ultimi, che cosa ci servono per comprendere di chi sia l'Euromare. Mi scusi, quello che dice Brusca ha detto che sono state truffate sia all'inizio che diceva questo. Poi sta dicendo che non andavano nel villaggio perché c'era Giovanni Giacomo che si stava collaborando e Bagarella non ha voluto andare. Mi scusi, mi faccia finire. Siccome Giovanni Giacomo ha cominciato a collaborare a dicembre 92 e subito si è sparsa la notizia, e Bagarella nel 93, a mio parere, io non lo so perché non era a Palermo, non ho vissuto questa situazione, non è andata al villaggio di quello che dice Giovanni Brusca. Poi che succede?
sempre Giovanni Brusca. I problemi cominciano a fine metà 93 e siamo a pagina 42 sempre dello stesso verbale. A un dato punto Giuseppe Graviano, che io avevo bisogno di parlare con Giuseppe Graviano per fargli acquistare o perlomeno passargli la preferenza di un terreno che si doveva vendere a Brancaccio, del cognato di Capizzi, di un certo Tafure, e io non riuscivo a rintracciare a Giuseppe Graviano, allorché capivo che c'erano dei problemi, gli chiedeva a Bagarella se vedeva Giuseppe e dice: ma queste non si fanno vedere, queste non scendono più. Quindi capivo che c'era qualche cosa che non andava. Il motivo specifico poi l'ho appreso dopo l'arresto di Bagarella, di Luca Bagarella, quando mi sento incontrare con Matteo Messina Denari, il quale, Matteo Messina Denari, mi diceva: tutto il comportamento errato nei confronti, sul comportamento errato di Luca Bagarella nei confronti dei fratelli Graviano, per questo fatto di Euromare. Sempre Giovanni Brusca, su questo punto, è stato citato in dei processi. Trago il processo a Firenze Tagliavia. Avvocato di Tagliavia chiede: no, la domanda riguarda Graviano Giuseppe. Beh, è inutile che vedete, leggo verbale, io lo trovo in sentenza. Graviano Giuseppe, cioè nel 93 primavera, lei ha rapporti con Graviano o se ne ha fuori da Palermo? Tessa Brusca, 93, presidente, 93, presidente Cicci, avvocato sempre della difesa, nella primavera, presidente, primavera 93, l'avvocato di nuovo, marzo-aprile, Tessa Brusca, se ho rapporto con Giuseppe Graviano, l'avvocato, sì. Rapporti direttamente no, ce le ho tramite, non riuscivo ad individuare, tramite un certo Lupo, ma credo che non l'ho più visto. Lo stesso discorso nel processo 0709, sempre sentito Brusca Giovanni, sempre su questo punto dall'avvocato Buonanima Gaetano Giacobbe, che era il mio avvocato. Cominciando a pagina 98, lui parla che è dal 92 che mi cercavo terreno da fuori, quindi era un mio interesse acquistare su terreno e costruire, perché noi facevamo questo mestiere. A pagina 98, sì, ho tentato più di una volta di contattarlo, ma non ci sono riuscito. E in che periodo siamo? E lui prima dice 92-93. Dice: mi hanno indicato tramite un'agenzia, e poi Brusca, pezzi di va. 99. Ah, è un'agenzia immobiliare tale, se non mi ricordo, non glielo ho detto, vabbè, lui gli ha raccontato tutta la storia. Brusca Giovanni: ma non mi ricordo, signor presidente, non glielo so dire se è 92 o metà 93. Ora non so. Avvocato Giacobbe ci dice: no, 93. Mi sta bene anche questo, gli dice. Ora non me lo ricordo di preciso, ma l'ho parlato sempre 92. Avvocato Giacobbe: sì, senta, comunque nell'atto si ferme, o presidente, si ferme. Avvocato Giacobbe: posso, presidente, sì. Avvocato Giacobbe: lei per cercarlo di Giovallo prese contatti con Bagarella, ricordo? Sì, con Bagarella, sì. Con Fifetto Cannella, ora non mi ricordo con precisione, comunque inizialmente mi rivolgeva a Bagarella. Esatto, Brusca continua, poi, ma Bagarella mi ha detto che non erano in luogo, che erano distanti, e quindi non mi poteva dare risposta. Comunque mi ha detto delle risposte, però non capivo sinceramente la domanda qual era. L'avvocato: ricorda se si era trasferito a Nord Italia? Brusca: cioè non capivo, e credo che mi abbia detto che si trovava a Nord, e quindi gli veniva difficile perché io sollecitavo queste risposte, e quindi uno dei motivi perché non riusciva a lui a non darmi la risposta, perché non riusciva ad ottenerla lui, e questi erano dei problemi che venivano fuori. Avvocato Giacobbo: ho capito. Aggiunse se per caso, se Graviano Giuseppe in quel periodo fosse impegnato in avventure galanti a Nord e non avesse interesse per cosa nostra? Pagina 101, lui risponde di sì, ma io non trovo la pagina, però poi con la fermità l'avvocato, io non vi ricordo, non vi faccio perdere tempo per questo, ma l'avevo, perché stamattina l'avevo. Ah, qui, pagina 101, scusate,
Dichiarazione brusca Giovanni. Questa era un'esternazione di Gianluca Bagarella, avvocato Giacobbe. Ma glielo disse? Glielo disse? Sì, me lo disse. Fu un'esternazione di Bagarella. Ho detto di sì. Va bene, grazie, l'avvocato Giacobbe. Questo che vi spiega che io non posso avere contatti con Bagarella almeno da aprile 93 in poi, a essere fosse, che di quello che dice Brusca, io e il villaggio, e non andavano al villaggio dopo la collaborazione di Giovanni Giava. Tullio Cannella ha riferito che lui ci cercava a mezza del 91, nel 93, e noi non avevamo più contatti con lui, e noi avevamo interessi perché dovevamo incassare i soldi. In più lui ringrazia Bagarella nel 93, siamo nei primi metà 93, che non riusciva, noi, i Graviano non lo disturbavano più perché se n'era andato fuori per questo contrasto che c'era stato tra il Graviano, Giuseppe e Bagarella, perché aveva lui, per premiare Bagarella, gli ha regalato un appartamento di 450 milioni. Questo l'ho preso in un altro processo, ma non lo dice quando interessa. Nell'immobiliare, lui, Tullio Cannella, ha regalato al signor Bagarella un appartamento di 400 milioni ed è stato intestato, se non erro, un signor Vigiano, a immobiliare Malaspina. Questo appartamento successivamente è stato confiscato. Ma era questo l'oggetto della mia domanda, mi perdoni Graviano, io l'ho fatta parlare. Io le ho chiesto se lei ha conoscenza dei rapporti tra Calvaruso e Bagarella. E io le sto dicendo di no, lo dicono i collaboratori di giustizia. No, lo dice lui, lo dice Calvaruso, quello che lui ha vissuto. Quindi io le sto chiedendo se lei ha conoscenza di questi rapporti tra Calvaruso e Bagarella. No. E io, scusate, mi sto dire no, c'era bisogno di fare tutta la storia, voglio dire, della zona, del villaggio romano. No, scusi, dottor, no, perché cose le dobbiamo capire. Dottor, con quello che io vi ho detto, il villaggio non era nostro, noi siamo stati truffati, e questa è una sentenza falsa che è stata data. Vabbè, siamo pieni di sentenze false, Graviano. Se lei che vuole che io creda a questo, voglio dire. Io sto dicendo e porterò i documenti, l'avvocato fornirà i documenti. Sì, poi sì, c'è sì. Una corte che l'avvocato deciderà. Porterà i documenti e io le anticipo che noi porteremo le sentenze definitive. Ma comunque rimane il fatto, signor Graviano, che il pubblico ministero le aveva chiesto una cosa ben precisa. Io, Presidente, non posso prevedere che tipo di ricostruzione Graviano ha in mente di fare quando io faccio una domanda. Però, sinceramente, per dirmi no, fare 20 minuti di discorsi sul villaggio Romare mi poi pare un po' eccessivo. Poi se lei vorrà farà delle dichiarazioni spontanee, ma intanto lei dovrebbe cercare di rispondere puntualmente alla domanda del pubblico ministero. Lei non sa nulla di questi quindi rapporti. Lei non è in grado di spiegarsi. Mi scusi Graviano, non so che cosa deve dire, sì. Lo dica, però mi consenta di fare le domande. Quello che ha preso l'ha preso già dai processi, dai processi. Quindi lei non è in grado di dirmi per quale motivo Calvaruso riferisce di messaggi mandati ai calabresi tramite Graviano per quelli che erano gli ordini di Bagarella? Io non lo so che cosa dice Calvaruso, che cosa intesta Calvaruso, però io vi ho dimostrato che io non posso avere rapporti con Bagarella, ma non lo dico solo io, lo dice Cannella, Tullio, che nemmeno frequentavo il villaggio. No, attenzione, qui non si dice che il mandato viene affidato da Bagarella a Giuseppe Graviano, si dice che Bagarella, in presenza di Calvaruso, mandava messaggi ai Graviano perché i Graviano parlassero con i calabresi, che è una cosa diversa, cioè non ci vuole la presenza contestuale nello stesso luogo per fare questo. Sì, dottore, puoi specificare dove è avvenuto questo, in che mese, così facciamo una domanda precisa? No, a me interessa questo tipo di domanda, se poi a lei interessa precisare quando e dove, farà la sua domanda. Io vi ho letto poc'anzi la dichiarazione di Brusca, il quale riferisce che il signor Bagarella non riusciva a rintracciarsi. Io non sto richiamando Brusca però adesso, io sto richiamando quello che dice Calvaruso. Siccome lei mi ha detto
lei sa che perché Calvario c'è queste cose? Non lo so. Perché no. Io ho detto che Brusca dice una cosa diversa, ma anche Cannella. E quindi lei non riesce a fornirmi un motivo per credere che queste dichiarazioni siano calunniose nei suoi confronti? Cioè lei non se lo spiega. Come non me lo spiego? Mi ho fornito indicazioni in Brusca, di Cannella, che io non ero in contatto. Graviano, l'esame è una cosa, le dichiarazioni spontanee sono altre. E l'esame del suo avvocato è ancora una cosa diversa. Quindi o lei risponde alle mie domande, oppure, sinceramente, io mi fermo qua. Decida lei. Certo che decido io, la ringrazio. Vuole decidere lei per me? No, io non mi permetto di decidere. E allora le ho chiesto se queste dichiarazioni che fa Calvaruso, che attribuisce il ruolo ai Graviano nei rapporti con i calabresi, sono calunniose. Per quali motivo Calvaruso dovrebbe calunniarla? Io non sono dentro la testa di Calvaruso, quindi io mi basta non posso risposta. Sapere perché. Ma mi l'abbiamo spiegato perché non posso avere contatti con i calabresi. Benissimo. E poi lo completiamo questo argomento. Dopo la cattura di Giuseppe e Filippo Graviano, il mandamento di Brancaccio, da chi venne retto? Io non so di questi fatti. Non sa niente. Perché se ero stato... È stato chiuso il mandamento di Brancaccio o ha continuato a operare? Non so niente. Non so niente. Quindi lei di Nino Mangano non sa dirmi nulla? Di Nino Mangano poi le parlerò quando parleremo della situazione sul caso, che non posso avere rapporti. Non ho capito, ne parleremo quando parleremo della situazione? Sucato, il tentato golpe che c'è stato nell'89 e tutto questo. Sucato, il 91, gli hanno ucciso e lo imputavano a Tagliavia e noi, un suo cugino, Filippo Quattararo, un ferimento in Torre Grossa. Perché e quindi alla domanda che le sto facendo io su Nino Mangano, lei non intende rispondermi, cioè riserva di rispondere alla domanda di un altro. Io l'ho detto che non so le risposte, non ho di un altro, le sto parlando che io lo so che non posso avere contatto con Nino Mangano, cioè solo, ci può essere solo di quello che dicono e dei processi che sono stati fatti, solamente dei conflitti, finché non usciva la situazione di Sucato, finché lì, poi Romeo ha spiegato tutto. Sulla situazione Sucato, ma prima veniva imputata. Ma la vuole spiegare subito la situazione Sucato o si riserva di spiegarla a domanda di altre persone? A altre persone io mi riferisco all'avvocato, perché l'ho detto che mi riferisco io. Le ore trascorrono e si stanca la persona. Però la posso spiegare anche adesso. Che cosa è successo? C'era un signor Sucato, non mi ricordo il nome, che raccoglieva soldi. Aspetti, signor Graviano, se è stanco ce lo deve dire lui, se vuole glielo chiediamo. Signor Graviano, riposato non è chiaro. Continuiamo, che spiegare la situazione del suo caso, ve la posso spiegare, ma è stata chiara sul processo, ma io ve la spiego di nuovo. Scusa. Quando lei è stanco ce lo dice, se lei si sente di continuare. Però poi mi dite, ma lei mi racconta diverse cose. Io vi sto raccontando la situazione del suo caso, che c'è Torre Grossa, c'è Mangano, c'è Filippo Quattararo e ci sono tutti gli altri. Posso? Sì. Vada avanti. Che cosa succede? C'è un soggetto suo caso, che nemmeno so il nome. Però lo sapete tutti, perché poi questo si è stato in aria con tutta la sua macchina. Che raccoglieva soldi? Alla catena di Sant'Antonio. È inutile che ve la spiego io, che cosa si è parlato. E raccoglievano i soldi per questo, un certo Grigole, si facevano quelle cose indegne. Filippo Quattararo, quello che vi hanno detto, raccoglievano soldi. Che succede? Che un signore ci portava 10 milioni, adesso un esempio sto facendo, dopo una settimana, dopo un mese gliene davano 20, poi se la situazione, poi si avvicinavano i mesi, invece di un mese era una settimana, poi il giorno dopo per fare la truffa. Che succede mentre c'era questa truffa? Si cerca di bloccare questa truffa. Perché era una cosa vergognosa, perché la gente si è andata a fare un po' di ricerche, i pensionati portavano la pensione, convinto che il giorno dopo una settimana raddoppiava, oppure vendevano i terreni
ha avuto in eredità per no. Vendevano i terreni vendevano i terreni per andare a investire lì. Che cosa succede? Che si scopre, si cerca di bloccare questa situazione. Bloccare questa situazione, si vede che alle spalle c'è Gangemi Salvatore che coprivano questo suo caso. Si cerca, c'era... che vuol dire si cerca? Chi è che cerca di bloccare? Tagliaria, loro ci danno la colpa. Siccome la gente si lamentava che i familiari di questi che investivano queste famiglie cercano di scoprire chi c'era dietro a Sucato, e si scopre che dietro a Sucato c'era Gangemi Salvatore, tramite Torre Grossa, Giovanni Torre Grossa, che aveva i rapporti con Sucato, Filippo Quattararo, che è cugino di Nino Mangano, Grigole Salvatore. Finché un giorno uccidono e si blocca questa catena di Sant'Antonio, che era una vergogna, Filippo Quattararo. Dopo due giorni, che cosa succede? E dopo un po' di giorni succede che si fa un attentato a Torre Grossa, e la stessa sera muore lo zio di Filippo Quattararo. E attentato a Torre Grossa si convince che a sparare era stato Francesco Tagliavia, quindi volevano uccidere Francesco Tagliavia, questo Gangemi Salvatore. Dietro Francesco Tagliavia erano convinti che c'ero io, e questo è il motivo che io entro nelle sagge di Capaci, perché Gangemi Salvatore riferisce che Gangi Raffaele gli avesse raccontato che gli era a conoscenza che si doveva fare la cosa, invece poi Gangi Raffaele l'ha svendito e non l'ha nessuno. Gangi Raffaele, allora, che cosa c'è? Si ferma la situazione del suo caso. Loro erano convinti che fosse stato Francesco Tagliapietra. Questo succede fino a quando, 96, quando si prende Romeo, voglio prendere il nome per adesso, Romeo, quello che abbiamo sentito qui. Pietro Romeo, grazie dottoressa. Pietro Romeo, che non era stato Francesco Tagliavia, ma era stato Damiano Rizzuto, assieme a lui e assieme ad Acce, e si è stato fatto un processo che era imputato Francesco Tagliavia all'inizio, che poi è stato assolto quando inizia a collaborare Romeo Pietro su questo processo. Quindi loro erano convinti fino al 1996 che dietro questi omicidi che è stato bloccato su Cato, quindi il benessere che portava allora, che si parla di miliardi e miliardi di lire, si è andato a fare delle ricerche, c'era Tagliavia e io, perché loro associano Tagliavia vicino a me. E questa è la situazione di Sucato, perché non posso avere il rapporto con Mangano. Poi, a proposito di sempre di Quasio, nella sentenza Ghiaccio, risulta che il dottore Guttadauro, quindi siamo sempre da quella parte di Roccella, il dottor Guttadauro faceva l'estorsione a delle attività, questa sentenza Ghiaccio, nella quale il dottor Guttadauro è stato anche condannato, società riconducibile a noi fratelli Graviano. Poi c'è il discorso di tentato colpo, ne dobbiamo parlare anche oggi oppure un altro giorno? Guardi, che se riferisce sempre a fatti di Roccella. Presidente, io ritengo che sia effettivamente stanco. Io devo completare l'esame facendo una serie di verifiche che ovviamente in corso di udienza non posso fare, quindi non credo che l'avvocato Aloisio inizierà l'esame stasera. Se è così, potremmo anche fermarci. Io mi riservo di verificare se ci sono ancora domande da fare, e la prossima udienza la destiniamo all'esame. Questo non me ne interessa. No, aspetto indicazioni da parte vostra. Mi pare di capire che faccia fatica.
c'è anche il infatti, collega che parte civile, parte civile che c'è qua. Sì, però sì. Non so se parte civile è esame. Se non sbaglio, non l'ha chiesto. Vabbè, non verifichiamo. L'ha chiesto. Guardato il verbale. Mi pare strano, l'avvocato Ingroia non l'aveva chiesto, no? A me sinceramente risulta che non l'ha chiesto, però potrei sbagliarmi. Se è così, la parola dovrebbe passare al secondo esame. Vabbè, e allora, visto e considerato che c'è ancora da vedere se è possibile... Per quanto mi riguarda molto poco, ma devo controllare una serie di contenuti. Però la prossima udienza sarà sicuramente l'ultima per quanto riguarda l'esame dell'imputato. Per quanto mi riguarda, sì. Dottoressa, scusi, per gentilezza mi può fare consegnare queste dischette che mi ha inviato riguardante Graviano, il processo? Signor Graviano, ora in calcio al verbale metteremo questo... Sì, ma è dal 16 dicembre che se manda questo verbale non si rimuove niente. Va bene, ora lo mettiamo a verbale pure questa cosa che il carcere deve farlo, la direzione della casa circondariale di Terni, che diamo questo tipo di disposizione per farle sentire, per darle un'apparecchiatura idonea. Perfetto. Rappresentiamo e che quella anche che è stata data non è adatta, e poi le garantisco che lunedì solleciterò anche il... Per le trascrizioni del processo e anche la perizia relativa alle conversazioni, sì, con Adinolfi, perché chiaramente io la mando con un CD, quindi se no devo mandare un cartaceo, sono 500 pagine. C'è anche un problema sulle trascrizioni già depositate, di cui io vorrei parlare un attimo, sì, perché sto aspettando le trascrizioni effettuate dalla Corte d'Assise di Palermo. Stiamo parlando sempre di queste intercettazioni Adinolfi, sì, perché sì, mi pare che i contenuti siano diversi, quindi o c'è stato un problema che riguarda il nostro perito o a Palermo hanno qualcuno dotato di un udito eccezionale. Però purtroppo ancora in mano io non le ho tutte, spero di averle per la prossima settimana, perché se dovesse essere così e il dato fonico ci viene confermato alla squadra mobile, il nostro perito ha avuto qualche problema. Io devo dire la verità, non avendo i brogliacci, non cioè, so qui... se ci sono discrezie, però ci sono riferimenti che lei ha fatto nell'esame e io non ho trovato. Indipendentemente diciamo dalla parola singola, perché quella può essere anche percepita in maniera diversa, ma sinceramente qui noi abbiamo fiumi di parole trascritte nella fase delle indagini e, per come mi dicono i colleghi di Palermo, anche in corso del processo trattativa, e qui abbiamo sinceramente molto di meno. Peraltro abbiamo sentito il perito lamentare più volte il fatto che il dato fonico non si percepisce, quando invece la squadra mobile che ha fatto la prova d'ascolto mi dice il contrario, cioè c'è un problema, cioè c'è un problema per voi principalmente, soprattutto la prova, a mio modo di vedere, in questo modo è particolarmente, diciamo, distante da quella che è nella realtà. Ma capite che non è da poco questa cosa, anche perché se si tratta di... Anche perché abbiamo sentito una serie di conferme da parte di Graviano su passaggi che poi nella perizia... Non risulta. Se lui avesse detto non l'ho detto mai, in realtà... Quindi c'è davvero una problematica da affrontare. Questo discorso pubblico ministero va verificato immediatamente. Ma io ho già affidato la verifica alla squadra mobile, però ho affidato anche l'incarico di acquisire copia della perizia fatta a Palermo. Dal raffronto, diciamo, che al momento è stato fatto solo in via informale, mi dicono che le divergenze sono evidenti, quindi qui c'è stato un problema. Allora, io vorrei saperlo, per la prossima udienza io vorrei capire come stanno esattamente le cose, perché ovviamente io dispongo solo di quello che ha trascritto il perito, non posso dire se è completo, se è errato, non posso dire niente. Ora, per quanto riguarda le altre conversazioni, abbiamo dato incarico ad un perito diverso e mi auguro che a questo punto il lavoro venga fatto come si deve. Però io vorrei sapere se alla prossima udienza controllate anche voi con i brogliacci, vedete un po' voi e mi fate sapere alla prossima udienza come stanno le cose, perché se dobbiamo dare nuovamente l'incarico a un perito per procedere alla trascrizione, il tempo ci vuole, perché sono conversazioni molto lunghe. Quindi pubblico ministero, io vorrei saperlo al più presto. No, io entro venerdì prossimo, Presidente, avrò certamente gli atti di Palermo e avremo termini di raffronto importanti a quel punto, quindi farò le mie richieste. Va bene. E allora, dottoressa, mi scusi. Dica. Però mi dia il tempo che io posso leggere queste cose o ascoltare quello che manderà l'avvocato, perché poi il tempo non c'è.
Signor Graviano, lo so, ma infatti il tempo non c'è, però non... Questa eventualmente del pubblico ministero, dottore Lombardo, se vuole fare acquisire quello, quindi dovrei vederle anch'io. Quali, quelle di Palermo? È chiaro. Certo, vabbè. Vabbè, quindi il pubblico ministero... Lei quando potrebbe... Lei ce li ha già o no? Ho sentito il collega ieri, spero lunedì, martedì al massimo di averle, perché la squadra mobile andrà immediatamente a prenderle nel momento in cui loro me le mettono a disposizione. Vabbè, e allora dico, vedete voi, vi raccordate tra di voi. Intanto noi rinviamo alla prossima, venerdì prossimo rinviamo, per completare l'esame dell'imputato Graviano. Disponiamo. Scusa, io non devo ascoltare, io non devo leggere queste cose che invierà l'avvocato. E ora lo scriviamo, signor Graviano, che lei deve leggere, lo dice. Diciamo. Non c'è il tempo, non c'è, dottoressa, di ascoltare queste cose che manderete. Signor perché Graviano, lo so, rima... però guardi, tenga presente, noi sì, da un mese siamo dietro a questa cosa e non ne stiamo venendo fuori. Vedo comunque che lei ha un'ottima memoria, si ricorda tutto, si ricorda le conversazioni, si ricorda quello che hanno detto i collaboratori, quindi noi confidiamo sulla sua memoria. Però dottoressa, mi scusi, io ho sentito cose che non l'ho detto, tipo di Honduras, queste cose io non le ho dette, e altre cose che io abbiamo un paese in mano, queste cose, io non mi ricordo di averle detto, se è stato così una battuta scherzosa, non so, nel senso, quindi se io posso ascoltare, a me cose che, cioè, anche l'altra volta il signor Calipari, la storia del signor Calipari, io ve la posso spiegare bella sistemata parola per parola dei miei ricordi, ma io con le parole, perché io non mi permetterei di offendere una persona morta. Vabbè, ma qua io, non anzi, si tratta di un'offesa, signor Graviano, non c'entra l'offesa. Io mi vanto che se fosse vero quello che dicono, ho salvato la vita a questo, però ho fatto l'errore, perché io apprendendo a processo che si parlava di un poliziotto che scendeva a Palermo, che si parla anche qui in una conversazione, io apprendendo questa situazione, poi in televisione si parlava del dottor Calipari, ho fatto confusione del nome, ma se io avessi saputo nella realtà che era un certo Provenzano, era un nome che mi rimaneva memorizzato facilmente. Sì, invece, ma lei l'ha detto, l'ha spiegato già questa, l'udienza scorsa ce l'ha detto. Io l'ho preso a processo, stasera, non che l'ho preso direttamente. Quindi se mi date, io vi chiedo a gentilezza, date una possibilità. Guardi, ora noi lo mettiamo a verbale. C'è qualcuno nella saletta là con lei? Sì, ma le solite cose ripetiamo in volte. Sì, signor Presidente, io sono ufficiale di questo. Guardi, noi ora lo stiamo mettendo anche in calcio a verbale questo. Io vi raccomando per l'ennesima volta di verificare questo discorso che ci sta dicendo l'imputato. Sembra che questa apparecchiatura che è stata data non è idonea per ascoltare. Cioè nel 2020 ancora non abbiamo... Io non so, signor Graviano, stia fermo con questi fogli che non ci fa sentire niente. Possibile che non ci sia un'apparecchiatura idonea ad ascoltare queste conversazioni? Cos'è? Lei sa cos'è sì. Che è stato dato all'imputato sì. Per ascoltare? Sì. No, signor Presidente, perché sono del quadro permanente e non del donne, diciamo. Io posso farmi fino all'udienza, andare dal comandante e rappresentare questa vostra richiesta di fornire il... Ecco, allora lei la rappresenti, per l'ennesima volta la rappresenti questa cosa, dicendo che ci sono delle difficoltà, non si capisce se probabilmente dipende dall'apparecchiatura, quindi di verificare e di trovare qualcosa di più PC. Moderno. Non basta quell'apparecchiatura, perché quell'apparecchiatura non legge tutte le estensioni in cui, diciamo, il progressivo è salvato. Può essere che all'interno del carcere non ci sono dei computer che possono essere utilizzati per questo? Non credo. Sicuramente ci saranno, ma non sono io che posso dire perché è stato dato o perché non è stato dato. E allora lei si deve fare l'autore di questo messaggio con la direzione del carcere. Comunque noi lo metteremo ora nel verbale che deve essere messo a disposizione dell'imputato. Io lo metterò anche sul mio verbale e porterò copia al comandante proprio di quello che è stato detto, così. Va bene. Scusi. Grazie. Perché non mi consegna le dischette inviate all'avvocato che da un mese mi fanno fare sempre le solite richieste?
Questo se lo può dire. Sono state anche devono essere consegnate all'imputato tutte le trascrizioni di questo processo. Sono atti del processo. Li ha dati gli avvocati. Verificate, controllate che sia effettivamente quello, sicuramente lo sarà, e così l'imputato ha tutto il tempo di rileggersi le trascrizioni. È vero che ha seguito tutta l'udienza, ma se si vuole riguardare quello che è stato detto in 2 anni di processo, lo può, è un suo diritto farlo. Va bene? Va. Per quanto mi riguarda, mi faccio subito con la voce. Grazie. Mi fa parlare con l'avvocato. Grazie. Sì, ora parla con l'avvocato, signor Graviano. Allora, a questo punto rinviamo all'udienza del 14 febbraio, ore 9:30, disponendo il collegamento in videoconferenza per entrambi gli imputati e disponendo che copia del presente verbale venga trasmesso alla direzione della casa circondariale di Terni. Affinché venga messa a disposizione dell'imputato Graviano idonea attrezzatura tra parentesi computer affinché possa procedere all'ascolto dei colloqui intercettati presso la casa circondariale di Ascoli Piceno intercorsi con Adinolfi Umberto. E disponendo inoltre che venga consegnata allo stesso documentazione inerente il presente processo. Avvocato Aloisio, consegnata dal difensore all'imputato su supporto informatico? Sì, 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 no, stiamo parlando ora. Documentazione consegnata dal difensore all'imputato su supporto informatico. Consegnata quando? Oltre un mese fa. Allora, questo è da trasmettere immediatamente alla casa circondariale di Terni. Va bene, e possiamo chiudere allora il collegamento. Grazie, l'udienza è tolta. Buon pomeriggio, dottor. Ci siamo fermati nel momento.